Amici sportivi tifosi dell'Umana Rayer, buonasera, bentrovati dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro da Alberto Minazzi per l'inizio delle Final 8 di Coppa Italia 2020. Umana Rayer contro Segafredo Virtus Bologna, ovvero gli Orogranata che sfidano la squadra che fino a questo momento ha dominato la stagione con sole due sconfitte in cammino in campionato. Umana Rayer è entrata in queste Final 8 proprio con l'ultimo treno possibile, sfruttando la vittoria dell'altra Bologna nell'ultima partita del girone d'andata, che ha consentito alla Fortitudo di arrivare sesta e agli Orogranata appunto di arrivare alle Final 8 con l'ultimo tagliando utile. Ha detto in fase di presentazione coach Walter De Raffaele: non importa come ci si arriva, l'importante è esserci. E l'Umana Rayer, una volta tanto, non parte sicuramente con i favori del pronostico, ma vuole giocarsela fino a in fondo. Si sa che alle Final 8 ogni partita fa storia a sé e dunque in 40 minuti vedremo se gli Orogranata con lo scudetto sul petto riusciranno a averla meglio appunto della Virtus Bologna, che ha il primo possesso con la coppia di esterni molto tenuta Markovic-Teodosic. Proprio Markovic per Teodosic, marcato da De Nicolao, il blocco di Gamble, la palla per Markovic seguito da Ceppel. Ancora Markovic con il palleggio insistito all'uso del piede perno, cerca il contatto, non c'è il fallo, il rimbalzo di Jeremy Ceppel, la prima transizione per l'Umana Rayer, servito Stefano Tonut, poi Mitchell Watt sotto il tentativo di assist verso Ceppel, l'intercezione di Ricci, la rimessa è per l'Umana Rayer che appunto parte in quintetto con tre italiani: De Nicolao, Tonut e Mazzola assieme a Jeremy Ceppel e a Mitchell Watt. La tripla proprio di Ceppel e si comincia con il 3-0 per l'Umana Rayer, che dall'altra parte va subito a recuperare un pallone, va veloce alla transizione. È cominciato bene questo match. De Nicolao che va in sottomano, subisce il fallo di Wims e andrà in lunetta. Approccio giusto dal punto di vista mentale per gli Orogranata, che dopo la tripla di Ceppel portano a casa anche il fallo subito da Andrea De Nicolao, che andrà in lunetta, battuto Wims sul primo passo e sul tentativo di recupero evita il canestro facile il giocatore della Virtus, ma concede i due tiri liberi a Andrea De Nicolao che segna il primo. Dunque 4-0 Umana Rayer in questo primo minuto di gioco. Secondo a disposizione per il vice capitano della formazione campione d'Italia, come testimonia lo scudetto sul petto, sbaglia però De Nicolao e si resta dunque sul 4-0 con Markovic in cabina di regia, marcato da Stefano Tonut. Esce e riceve Teodosic, che ancora una volta scarica ma nelle mani di Tonut, gran difesa dell'Umana Rayer. Tonut dall'altro lato del campo, il tiro dalla media, solo rete anche per Stefano Tonut. Allunga ulteriormente l'Umana Rayer 6-0 dopo un minuto di gioco, e il piglio veramente quello giusto, soprattutto in fase difensiva, poi tramutata in attacco in altrettanti punti. Qui la grandissima stoppata da parte di Mitchell Watt in recupero su Ricci, per la prima volta si è fatta trovare scoperta la difesa dell'Umana Rayer, ma il recupero di Mitchell Watt è del prodigioso. Rivediamolo il replay, una stoppata che inchioda il pallone al tabellone togliendolo dalle mani di Ricci. Qui lo scarico di Teodosic che, pressato dalla difesa, scarica nelle mani di Stefano Tonut. Miglior avvio non era possibile ipotizzare per l'Umana Rayer, che è sopra 8-0 e ha anche il pallone in mano ancora con Tonut, che attacca, tira in controtempo, appoggio al tabellone, gran penetrazione da parte di Stefano Tonut e timeout obbligato per la Segafredo Virtus Bologna. Un minuto di gioco, un minuto e mezzo di gioco, esattamente 1:33. 8-0 per l'Umana Rayer, che come ho detto in precedenza sta giocando una grandissima partita dal punto di vista difensivo, ma anche in attacco sta trovando ottime iniziative, non affidandosi semplicemente al tiro da fuori, anche se il primo canestro è stata una tripla, quella messa a segno da Ceppel, ma andando ad attaccare il ferro. In una occasione è arrivato il fallo di Wims, che poi Andrea De Nicolao ha trasformato con un tiro libero. Poi è stato Tonut
giocate che sicuramente sono nel bagaglio di questo giocatore che è importantissimo nell'economia dell'Umana Reyer. Ha deciso di puntare su Stefano Tonut nello spot di guardia principale ad inizio stagione la società. Qualche problema fisico ha condizionato Stefano Tonut, che però è tornato a disposizione anche se non in perfette condizioni, ma ha voluto assolutamente esserci qui alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per queste Final Eight, per l'ennesima volta conquistate dall'Umana Reyer, alla ricerca anche di sfatare il tabù, perché lo diciamo sottovoce, diciamo che propriamente non è andata benissimo nelle apparizioni precedenti in Coppa Italia per gli Oro Granata. Si riparte intanto, per ora sta andando benissimo sicuramente, ma la partita è lunghissima e Bologna ha tutte le frecce al proprio arco per rientrare. Ancora Markovic in cabina di regia, serve per Teodosic, ancora il numero 9 che consegna a Kyle Wims il blocco di Gamble, ancora la buonissima difesa dell'Umana Reyer. Gamble va alla sfida contro Mitchell Watt, c'è il fischio arbitrale, il primo fallo di Mitchell Watt e dunque si riprenderà con una rimessa per la Segafredo. Vediamo, Gamble mette il pallone a terra, sportellate tra i due, forse usa il braccio, ecco qui, alla fine Mitchell Watt, arriva il fallo, ancora Watt a stoppare Ricci, l'ha già stoppato in un'occasione precedente, ancora cancellato l'attacco della Segafredo che è a secco dopo oltre due minuti. L'arresto di Teodosic, sbaglia e non di poco, anche Milos Teodosic, continua la grande iniziativa dell'Umana Reyer sui due lati del campo, adesso a difesa schierata Andrea De Nicolao, a servire Jeremy Chappell che ha di fronte Wims, poi Mazzola per Watt, ancora la sfida ma questa volta da questo lato del campo tra Watt e Gamble, la tripla di Andrea De Nicolao, 100% al tiro dell'Umana Reyer e 11-0 in due minuti e mezzo. Incubo per la Segafredo Virtus che deve assolutamente sbloccarsi e lo fa affidandosi alle mani di Milos Teodosic che sbaglia, ma dopo il fischio arbitrale per il primo fallo di Andrea De Nicolao, secondo di squadra per l'Umana Reyer. Qui Andrea De Nicolao che è salito con questo a 4 punti, esattamente quanti ne ha segnati Stefano Tonut. Teodosic, arresto, tiro, ancora un errore e rimbalzo di Jeremy Chappell. Vediamo se l'Umana Reyer riuscirà ad allungare, ci prova Stefano Tonut, questa volta un tiraccio, comunque ci può stare, è on fire. Stefano Tonut sbaglia la tripla, 3 minuti di gioco, 11-0 per l'Umana Reyer con il recupero difensivo, forse la palla toccata con il piede da parte di Mitchell Watt, comunque la palla viene restituita a Bologna, rivediamo, sì, un po' involontario il tocco sulla deviazione di Mazzola, però giustamente 14 secondi per l'azione di tiro di Bologna. Teodosic fa saltare Chappell, si prende il tiro dalla media, ancora un errore in balzo offensivo di Wims e si sblocca la Segafredo, del resto non poteva restare a lungo inchiodata a quello 0 sul tabellone, torna sotto la doppia cifra. Ecco, guardate le percentuali intanto dal campo, 1 su 7 Bologna, 4-5 Umana Reyer, che attacca ancora con De Nicolao. Che giocata Andrea De Nicolao e di nuovo più 11. Vediamo la difesa con il gioco a due Gamble, la gran difesa di Watt che con l'aiuto di Tonut recupera palla. Poi corre Stefano Tonut, si trova Ricci, cerca un assist un po' azzardato, Chappell da 3 punti, non va. E si rimane sul 13-2, ma sicuramente è un risultato che va più che bene all'Umana Reyer che adesso va a spendere il terzo fallo di squadra con Stefano Tonut, quasi 4 minuti di gioco e Bologna è a soli 2 punti, passa sul blocco di Gamble Tonut e spende il fallo, se ne accusa subito il numero 7 Oro Granata. Adesso il tifo da parte dei tifosi bolognesi, zona intanto 2-3 per l'Umana Reyer, molti di più i bolognesi ma c'è anche una buona rappresentanza di tifosi Oro Granata. Intanto arriva il secondo canestro dal campo per la Segafredo Virtus, lo segna Gamble facendo il 13-4, manca meno di un minuto però alla metà del primo quarto. De Nicolao, il pallone sotto per Watt, l'anticipo di Gamble, la rimessa è per l'Umana Reyer con 14 secondi a disposizione per l'attacco della formazione di coach Walter De Raffaele, la rimessa affidata alle mani di Andrea De Nicolao, cerca un compagno, trova Tonut, blocco di Watt, scarico e la rimessa è per vediamo per chi, per Bologna. Stavo cercando di capire appunto
il fischio arbitrale. Si tocca la linea di fondo campo, Stefano Tonuta, arriva la palla persa, giusta l'interpretazione arbitrale, poi Tonuta frena, frana contro un cameraman, l'ultimo a toccare. Questo replay è quello che spiega al meglio la infrazione, meglio l'uscita al campo dell'Umana Reyer, e c'è la palla per gli Oro Granata su un'altra gran difesa. Ricci abbassa lo sguardo deluso su questo ennesimo tentativo, e lui l'ultimo a toccare, ma ancora la difesa, nonostante sia stata battuta sul primo passo da Wims, che è riuscita a evitare il canestro. L'attacco di Tonut sempre sul più 9, Umana Reyer, Ceppel, il blocco di Watt che rolla la palla per De Nicolao, cambio di lato, Mazzola dall'angolo, la tripla, segno, ed è nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer, più 12, 22-0, la valutazione a metà quarto per l'Umana Reyer, che ha un vantaggio ancora in doppia cifra su Bologna, che continua a spanierare da tre punti con Markovic, ma c'è rimbalzo offensivo di Gamble che affronta Mitchell Watt. Attenzione, secondo fallo di Mitchell Watt, e anche bonus per l'Umana Reyer, ma soprattutto il secondo fallo del centro Oro Granata, che ancora diciamo non è entrato in partita se non con due stoppate, ma si sa che il suo contributo è importante, soprattutto in attacco. Al suo posto è pronto ad entrare Gasper Widmar. Vedremo adesso un duello molto fisico con Gamble, con l'Umana Reyer comunque al massimo vantaggio, anche se adesso appunto ha speso il bonus. Rimessa dal fondo per Bologna, servito Ricci fuori dall'arco, Teodosic con il blocco di Gamble, il fallo speso da Valerio Mazzola, e dunque Teodosic andrà in lunetta. E c'è un cambio alle viste anche per la Segafredo Bologna con il giovane Paiola, vedremo di chi prenderà il posto. Prende il posto di Markovic prima dei due tiri liberi a disposizione per Milos Teodosic, con Bologna a 4 punti in più di 5 minuti di gioco, con grandissimi meriti da parte della difesa dell'Umana Reyer. Vediamo il libero di Teodosic, a segno, un ottimo tiratore di liberi Milos Teodosic, fa 5-16 sul tabellone della Vitrifrigo Arena per questo quarto di finale di Coppa Italia tra Segafredo Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia. Secondo libero di Teodosic, e sbaglia anche il libero Teodosic, abbastanza clamorosa questa cosa, tanto l'ultimo tocco è da parte di una maglia nera con il cambio per l'Umana, scusate, per la Virtus Bologna, che mette in campo Marble al posto di Wims. Marble, lo ricordiamo, giocatore con la maglia di Trento, avversario dunque nei playoff dell'Umana Reyer, un innesto importante per la Segafredo che adesso pressa a tutto campo, deve superare la metà campo, ci riesce l'Umana Reyer con De Nicolao, ma viene fischiata l'infrazione di 8 secondi, e sarà da rivedere, o l'infrazione in campo, adesso comunque la palla persa. Buono il pressing di Bologna, e non vediamo il cronometro nel momento in cui riceve De Nicolao, ci fidiamo dell'interpretazione arbitrale. Va a buon fine il pressing della squadra di Djordjevic, con coach invece Walter De Raffaele che dice ai suoi giocatori di parlare per evitare appunto di commettere simili infrazioni. L'accelerazione di Marble, lo scarico per Gamble che subisce il contatto con Gasper Widmar, e come detto l'Umana Reyer ha già speso abbondantemente il bonus, un solo fallo invece per la Segafredo Virtus, e dunque i bolognesi andranno in lunetta con due tiri liberi a favore di Gamble, che sicuramente non è un grandissimo tiratore dalla lunetta come Teodosic, ma Teodosic ha fatto uno su due, quindi potrebbe benissimo segnare Gamble, mentre l'Umana Reyer è pronta a inserire in campo Michael Bramos al posto, eccolo qui, di Stefano Tonut. Due tiri liberi per Gamble per Bologna, che vuol cercare di tornare sotto la doppia cifra di ritardo. Eccolo qua invece il consueto tiro libero, possiamo dire, di Gamble, che come ho detto in precedenza non è un grandissimo tiratore, ma questo non lascia presumere nulla sul secondo libero, perché spesso appunto chi ha difficoltà nei liberi fa due esecuzioni ben diverse. Infatti arriva il canestro del 6-16, comunque mantiene la doppia cifra di vantaggio l'Umana Reyer quando siamo entrati nella seconda metà del primo quarto. È entrato in campo anche Austin Day per gli Oro Granata, serve per Andrea De Nicolao, pressato da Paiola, si riceve il primo pallone anche Michael Bramos, c'è un fischio lontano dalla palla, è il primo fallo di Paiola,
e dunque secondo di squadra per la Segafredo Virtus. Come già detto, Lumanarei è al bonus abbondantemente speso prima della metà del quarto con il secondo fallo di Mitchell Watt, che è ora in panchina, ma è 16-6 il punteggio alla Vitrifrigo Arena. Buona circolazione, palla sotto per Widmar, che viene però anticipato dalla difesa di Bologna. Marble per Teodosic, passaggio no look e tripla tentata da Paiola, anche in questo caso corta sul primo ferro, rimbalzo di Michael Bramos, supera la metà campo con l'aiuto di Austin Day, il palleggio di Day, il servizio per Gasper Widmar, che va a subire il fallo da Marco Baldirossi, il capitano di Bologna, anche lui è entrato sul parquet in questi frangenti. 3.50 dalla fine del primo quarto e vediamo appunto il duello molto fisico tra Widmar e Baldirossi, con il terzo fallo di squadra per la Segafredo Virtus e Lumanarayer che rimane in attacco sul più 10, massimo vantaggio lo ricordiamo a più 12. Austin Day, esce Jeremy Chappell, che allora si trova di fronte Gamble, la palla persa scaricata sul braccio di Baldirossi, si è un po' fornata in attacco Lumanarayer. Baldirossi ci prova da tre punti, ma c'è stato un altro tocco con il piede, ma continua a difendere forte, perché in 6 minuti e mezzo solo 6 punti subiti dalla formazione granata. Rivediamo qui Chappell con il tocco di Baldirossi, bravo senza neanche guardare il pallone a intercettarlo. In attacco Devin Marble per la Segafredo Virtus, alza la parabola, sbaglia la lotta a rimbalzo, Julian Stone anche lui sul parquet, adesso recupera il rimbalzo e dà Jeremy Chappell, che va a attaccare Teodosic, alza la parabola, segna Jeremy Chappell e torna al massimo vantaggio Lumanarayer. C'è anche il fallo di Teodosic e dunque tiro libero supplementare con Bologna al bonus. E dunque, dopo il periodo di difficoltà offensiva, possiamo tranquillamente parlarne dell'Lumanarayer. Dopo il massimo vantaggio trovato con la tripla di Mazzola, arriva adesso il potenziale gioco da tre punti, ma c'è il rimbalzo offensivo dopo l'errore di Chappell, l'assist per Gasper Widmar, che mette pallone a terra, sbaglia, ma lotta, recupera un altro rimbalzo offensivo e segna. Dunque nuovo massimo vantaggio per Lumanarayer, 6-20, 3 minuti poco più da giocare nel corso del primo quarto. Adesso un fischio perché c'è probabilmente qualcosa da controllare, sì, non è partito il cronometro dei 24 secondi giustamente, ma intanto Lumanarayer mostrando una grandissima intensità su tutti e due i lati del campo. Da questo è nato il rimbalzo offensivo di squadra, possiamo dire, tra Chappell e Widmar, e poi Widmar che ha continuato a prendere rimbalzi offensivi mettendo a segno il canestro di un gioco da 4 punti al contrario, diciamo così, perché il canestro di Chappell è arrivato il fallo di Teodosic per il tiro libero supplementare sbagliato, ma dal rimbalzo offensivo questo canestro di Gasper Widmar, che ha riscritto a più 14 il massimo vantaggio dell'Lumanarayer. È pronto ad entrare Hunter per la Segafredo Virtus. Hunter probabilmente prenderà il posto di Gamble, un centro sicuramente con caratteristiche diverse dal titolare della formazione virtusina, lo ricordiamo tra i più positivi per la Segafredo Virtus nella sfida di campionato vinta di recente dalla formazione dell'ora inquadrato Georgievich al Tagliercio, 2-0 in stagione per appunto una Segafredo che perso solo 2 partite in tutta la regular season di campionato fino a questo momento e dunque è capolista incontrastata. Segafredo che, lo ricordiamo, arriva a queste Final Eight dopo aver perso la finale di Coppa Intercontinentale a Tenerife, un luogo che anche i tifosi dell'Lumanarayer ricordano per le prime Final Four di Basketball Champions League, che hanno visto protagonista anche Lumanarayer. Lì adesso si è giocata la Coppa Intercontinentale ed ecco intanto Hunter che prende il posto di Gamble, e Bologna ha perso in finale proprio con Tenerife. Si può riprendere a giocare, intanto qui sta dominando Lumanarayer, ma si gioca soltanto da 7 minuti, ce ne sono altri 33 e sicuramente Bologna è in grado di rientrare anche da un ritardo così pesante, che però è il massimo per ora sul tabellone della Vitrifrigo Arena. Tanto Paiola, ultimi 10 secondi per l'azione di tiro di Bologna, marcato da Chappell. Paiola alza la parabola, ancora una gran difesa, poi però arriva il rimbalzo di Baldirossi,
che muove il punteggio di Bologna, ancora però lontana dalla doppia cifra. Manca ancora un canestro e Baldi Rossi, attenzione, spende il secondo fallo, bonus speso con il fallo in precedenza di Teodosic, e dunque si andrà in lunetta per l'Umana Reyer. Guardate che la reattività del capitano della Virtus, Austin Day, andrà in lunetta a 2.39 dal termine del primo quarto, con l'Umana Reyer avanti di 12 punti. Due falli per Marco Baldi Rossi, anche lui ex di Trento come Devin Marble, ma lo ricordiamo, lui è cresciuto qui a Bologna ed è tornato a vestire la maglia della Virtus. Segna il primo tiro libero, vediamo intanto i tifosi dell'Umana Reyer al seguito che festeggiano per il 21-8, secondo libero per Austin Day. Intanto è più 13 per l'Umana Reyer e Day sbaglia anche lui, come ha fatto Teodosic in precedenza, ottimo tiratore di liberi. Austin Day chiude però il giro dalla linea della carità con soltanto un 1-2. Teodosic per Marble, mette palla per terra, Devin Marble sfrutta il blocco, scarica per Paiola, la tripla per Bologna, l'errore, il rimbalzo di Gasper Widmar e dunque più 13 palla in mano, una palla potenziale per riscrivere ancora una volta il massimo vantaggio, più 14 fino a questo momento per l'Umana Reyer. Austin Day marcato da Hunter, il duello tra Baldi Rossi e Widmar si rinnova, va su Gasper Widmar, sbaglia e c'è il terzo fallo di Marco Baldi Rossi. 2-0-4 da giocare, credo che lo richiamerà in panchina coach Georgievic. Duello impari decisamente per Baldi Rossi, costretto a marcare Gasper Widmar, lo manderà in lunetta e Widmar sicuramente non è un buon tiratore, come abbiamo detto in precedenza per quel che riguarda sia Teodosic che Day. Ma queste sono le Final Eight, le Final Eight veramente sono in grado di presentare qualunque tipo di sorpresa. Intanto doppio cambio per Bologna, fuori ovviamente Baldi Rossi, dentro Ricci e fa il suo debutto nella partita Curno al posto di Paiola. Speravo nella sorpresa di Widmar, invece arriva un tiro libero cortissimo per il centro sloveno dell'Umana Reyer, secondo tiro libero a disposizione per Gasper Widmar e fa 0-2 con un'invasione anche da parte dei giocatori dell'Umana Reyer, dunque la rimessa sarà per Bologna. 2 minuti e 04 da giocare sul parquet, anzi vediamo, no, si fa ripetere perché l'invasione è stata di un giocatore della Virtus e dunque terza possibilità per Gasper Widmar, ha sbagliato non di poco i primi due tiri liberi e sbaglia anche il terzo con la lotta a rimbalzo che premia Hunter. Si va da Teodosic, ora lui in cabina di regia per la Virtus quando si entra negli ultimi 2 minuti del primo quarto. L'accelerazione di Teodosic che va su e trova il fallo di Julian Stone, tanto mestiere da parte di Teodosic. Del resto parliamo di un giocatore con un importante passato sia in Europa che in NBA. E fallo speso da Julian Stone, ha giocato in NBA anche lui, è un ottimo difensore, ma qui gli ha fatto vedere e poi gli ha fatto sparire la palla Milos Teodosic, che ora ha 2 tiri liberi, 1-2 nel suo precedente viaggio. Sarà raro vederlo sbagliare ancora dalla lunetta e infatti segna il primo. Bologna che può arrivare alla doppia cifra all'ottavo minuto di gioco con il secondo tiro libero di Milos Teodosic, che fa questa volta 2-2, 10-21 per l'Umana Reyer, il vantaggio di 11 punti qui alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. La rimessa dal fondo nelle mani di Julian Stone, ma c'è un cambio, esce Marble per la formazione di coach Georgievic, è rientrato Wims, è rientrato anche Figlioli al posto di Chappell per l'Umana Reyer in attacco. Il pallone nelle mani di Julian Stone e lui dunque a giocare da playmaker con Figlioli nello spot di numero 2. Bramos per Day, aggredito dalla difesa di Brindisi, si prova ad aprire la tripla, buona di Bologna, non di Brindisi, la tripla sbagliata da parte di Stone, il rimbalzo di Bologna che guida la transizione. Brindisi che è nell'altra parte del tabellone affronterà domani la formazione di Sassari e intanto il tentativo da 3 punti sbagliato da Bologna con il rimbalzo, ennesima tripla sbagliata dalla Virtus,
un tabellone che ha messo dalla stessa parte, ma magari ne parleremo nel corso dell'intervallo, tantissime grandi favorite o squadre titolate, dall'altra parte una serie di outsider. Intanto il tentativo da tre punti di Stone colpisce il primo ferro e il pallone nelle mani di Teodosic a correre quando siamo entrati nell'ultimo minuto, palla sotto, il bel movimento, ma ancora un errore per la Segafredo Virtus e va Julian Stone velocissimo, scarico per Day che finge la tripla, va sotto, poi si infrange sul muro difensivo di Bologna, un po' di confusione adesso sul parquet, la tripla aperta per Michael Bramos, arriva l'errore, arriva il rimbalzo di Hunter per Teodosic che palleggia dietro la schiena, subisce il fallo di Michael Bramos e si andrà ancora una volta in lunetta con Milos Teodosic, il fallo di Figlioli, scusate, non di Bramos, chiaramente mi sono confuso anch'io con questo nuovo taglio di capelli da parte dell'italo-argentino. Stavo dicendo come il tabellone sia un po' particolare perché abbiamo comunque scontri determinati dalla classifica al termine della regular season. Da una parte abbiamo appunto i campioni Italia, mentre sbaglia un altro tiro libero Teodosic, quasi gliel'avessi chiamata al precedente giro della lunetta, i campioni d'Italia che affrontano la squadra che sta dominando la stagione, uno su due intanto di Teodosic che praticamente tocca solo la retina, poi Milano che come ogni anno è la grandissima favorita, mentre rientra in campo Markovic al posto di Teodosic e Mazzola per Widmar, per Lumana Reyer per gli ultimi possessi. Diciamo Milano e Cremona che è la squadra detentrice, o meglio era la squadra detentrice, mentre c'è il time out per Lumana Reyer, dicevo era la squadra detentrice della Coppa Italia perché nell'incontro che ha inaugurato queste Final Eight, giocato prima di questo tra Lumana Reyer Venezia e Virtus Bologna, Milano ha battuto Cremona che dunque scende dal gradino più alto della competizione, vinta l'anno scorso a Firenze contro la formazione proprio di Brindisi e è la prima semifinalista, la seconda uscirà da questo match. Il giorno successivo ricordiamo i due scontri tra Sassari e Brindisi e seconda e settima al termine dell'andata e tra Brescia e Fortitudo Bologna terza e sesta, squadre in questo caso tutte che possono essere considerate delle outsider, forse Sassari potrebbe avere qualcosa di più delle altre, ma lo ripetiamo, questa è una Final Eight e nella Final Eight veramente può succedere qualunque cosa. Per ora sta succedendo perché Lumana Reyer è avanti di 10 punti sulla Virtus Bologna e oggettivamente guardando anche le quote dei bookmakers alla vigilia, questo era un incontro che doveva essere sulla carta chiuso, ma Lumana Reyer, se ha conquistato quello scudetto sul petto, è perché ha una forza morale, una coesione di squadra, un gruppo plasmato da questo signore, dal signor Walter De Raffaele, che è l'artefice, possiamo dirlo, in panchina dei due scudetti e della prima Coppa Europea vinta nella storia dell'Lumana Reyer, la FIBA Europe Cup di due anni fa. Dicevo, questo è il gruppo dell'Lumana Reyer che è stato non a caso confermato dopo il secondo scudetto e che adesso vuole continuare a giocarsi queste chance contro la Segafredo Virtus Bologna nel quarti di finale delle Final Eight alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. L'attacco di De Nicolao, che è tornato anche lui sul parquet a costruire il gioco, riceve Austin Day marcato da Hunter, deve sicuramente farsi largo, esce adesso l'aiuto di Ricci che tocca il pallone, rimessa, vediamo, mancano 7 secondi scarsi, credo che sarà segnata alla Virtus. Day fa vedere di essere stato colpito più volte sulle braccia dagli avversari, qui il tocco da parte di Ricci, effettivamente forse un tocco sul braccio c'è stato ma leggero e la rimessa dunque, l'ultimo tiro per il primo quarto sarà della Virtus Bologna, comunque il Manlayer può essere decisamente soddisfatto, adesso bisogna difendere forte come è stato fatto durante tutto il primo quarto, Curno da tre punti, l'errore, la lotta a rimbalzo ma arriva la sirena e dunque dopo i primi 10 minuti di gioco in questo quarto di finale di Coppa Italia, Manlayer avanti sulla Segafredo Virtus Bologna per 22-11. We'll be right back.
locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti a Danamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Dunque, Lumana Reyer sta conducendo nell'esordio alle Final 8 di Coppa Italia alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, sta conducendo di 10 punti dopo aver avuto anche un massimo margine di 14 sul 26, adesso è 21-11, ma c'è un dato che è abbastanza significativo per raccontare questo primo tempo: il 27-4 di valutazione a favore dell'Lumana Reyer e il 15% dal campo al tiro per la Segafredo Virtus Bologna. Questo cosa significa? Significa che Lumana Reyer ha difeso alla grande. Si dice nel basket che con gli attacchi si vincono le partite, con le difese si vincono i campionati. Qui e non solo qui, ma anche nelle ultime stagioni lo sta dimostrando con i fatti la formazione allenata da coach Walter De Raffaele, che con lo scudetto sul petto, dopo una prima parte di stagione, e nessuno si nasconde, decisamente al di sotto di quelle che potevano essere le attese, quando ci si trova a giocare nei match decisivi sa tirar fuori quel qualcosa in più di squadra che per ora la sta portando a condurre nettamente sulla Segafredo Virtus Bologna, anche se, continuo a dirlo, è lunghissima, 30 minuti di gioco. Sicuramente Djordjevic ha parlato molto durante l'intervallo con i propri giocatori, sicuramente la esperienza da parte degli uomini della Segafredo Virtus verrà fuori alla distanza, ma intanto partire da un più 10 è comunque un viatico invidiabile per una squadra come Lumana Reyer. È quasi tutto pronto, confermato sul parquet Figlioi, che effettuerà la rimessa. Ritorna in campo Mitchell Watt, che è stato tenuto a riposo dopo aver speso il secondo fallo praticamente alla metà del primo quarto, costretto a centellinarne l'uso per ora coach Walter De Raffaele, ma ha trovato comunque tante altre soluzioni in attacco oltre che in difesa, mal difesa, e soprattutto un gioco di squadra. Watt, marcato da Hunter, riceve, prova ad attaccare il centro dell'area, uso del piede perno, il gancio è corto, il rimbalzo è di Ricci. Dunque Watt deve ancora entrare assolutamente in partita dal punto di vista offensivo, ancora a secco il numero 50 in maglia bianca, che è quella che indossa questa sera la squadra orogranata. Il secondo fallo di Adiel Figlioi ferma l'attacco della Segafredo Virtus, ma non si fa sicuramente intimorire il giocatore italo-argentino con la palla nelle mani di Markovic per la rimessa della Segafredo. Tocca Stone e va vicinissimo al recupero, anche se poi Curno protegge il pallone che esce dal campo, e dunque ci sarà la rimessa ancora per la Segafredo Virtus, che ripartirà non più dalla linea di fondo campo ma dalla metà campo difensiva, ma con soli 12 secondi per prendersi il tiro. Supera la metà campo Markovic, marcato da Stone, il blocco di Hunter va su Markovic, appoggia il tabellone, trova il canestro del 13-21, parziale di Bologna di 7-1, aperto dopo il massimo margine dell'Lumana Reyer sul 20-6. Difesa aggressiva di Curno e va a spendere il primo fallo personale, primo di squadra per la Segafredo Virtus, cercando di passare sul blocco. La rimessa laterale sarà per Lumana Reyer, che ora ha visto riavvicinarsi sotto la doppia cifra gli avversari. Qui vediamo appunto il blocco di Watt e Curno che va a spendere il fallo. Si fa consegnare il pallone Julian Stone per la ripresa del gioco. L'uscita di Ariel Figlioi mette il pallone a terra, ancora il blocco di Watt che permette al playmaker adesso di essere accoppiato con Wims. Adesso c'è Hunter su Figlioi e dunque Wims è su Watt, che può attaccare spalla canestro, ma Wims da dietro recupera il pallone. Momento positivo per Bologna, che trova proprio con Wims il contropiede del 15-21, due possessi pieni di ritardo adesso per la Segafredo, con un parziale aperto di 9-1.
Abbiamo detto che non era finita, ma sta rientrando anche fin troppo a, adesso 17-0, comunque 9-1 il parziale per l'Umana Reyer con il secondo fallo di Cournot. Dicevo che non, di non dire mai fine, ma non pensavo che sarebbe rientrata così rapidamente la Segafredo, anche se il margine è comunque a vantaggio dell'Umana Reyer sopra di 6. Qui ancora una volta il fallo di Cournot lontano dal pallone. Rientra De Nicolao al posto di Figlioli, rientra Tonut al posto di Stone per l'Umana Reyer con Michael Bramos alla rimessa in gioco proprio per le mani di Andrea De Nicolao. Il vice capitano tiene aperto il palleggio, scambia con il capitano Bramos, poi Tonut, un'accelerazione, il sottomano, il canestro di Stefano Tonut che torna a muovere il punteggio e dunque interrompe quel break offensivo della formazione di Bologna, ridando il più 8 all'Umana Reyer. Ora in difesa Cournot per Markovic, la palla alzata, Bramos cerca di intercettare ma Wims riceve. In questo momento è decisamente on fire il numero 34 della Segafredo Virtus, che rifà meno 6 con Andrea De Nicolao a costruire sull'altro lato del campo. L'uscita di Tonut che riceve, marcato da Markovic, il blocco di Watt, chiude il palleggio, Tonut riceve Watt ma non riesce a controllare, deve tornare nuovamente da Stefano Tonut che vede un varco, si arresta, tira e trova solo la retina, 4 di fila per Stefano Tonut, di nuovo più 8 per l'Umana Reyer. Si stanno accendendo le due squadre in attacco, adesso in attacco c'è la Segafredo Virtus con Wims che scambia sul perimetro con Hunter, la palla nelle mani di Ricci, marcato da Bramos, ancora Ricci va a spalle a canestro, lo scarico per Wims, tocca Day, ancora un passaggio addirittura pallavolistico, il canestro da 3 punti di Wims, ma è l'assist incredibile quello che è stato fatto pallavolisticamente, l'ho definito così, dalla Segafredo Virtus da parte di un giocatore che indubbiamente con gli assist ci sa fare, come Markovic. Dunque meno 5 per Bologna, che trova la prima tripla della sua partita in un momento piuttosto importante con De Nicolao dall'altra parte. Tonut e caldo, ci prova da 3 punti, segna ma c'è stato un fischio prima e dunque non vale il canestro da 3 punti di Tonut. C'è il fallo di Day, il primo fallo personale, il secondo di squadra. Vediamo che fa alzare dalla panchina coach De Raffaele e Valerio Mazzola. Rivediamo ancora il blocco, peccato perché Tonut aveva confermato di essere caldissimo in questo momento mettendo la tripla. Mazzola al posto di Austin Day per l'Umana Reyer. Qui Day, guardate il passaggio di Markovic, veramente pallavolistico per trovare smarcato Wims e dunque Bologna meno 5, palla in mano e attenzione l'errore di Marble e la schiacciata di Hunter. Bologna è lì, un solo possesso di ritardo e adesso il time out subito da parte di coach Walter De Raffaele. Qui Hunter fa vedere che tipo di lungo sia, il parziale è di 16-5 per la Virtus Bologna, di 5-0 dopo che Tonut ha trovato quel momento di respiro per l'Umana Reyer con 2 canestri dal 20-6 al 22-25. Vediamo un coach Walter De Raffaele piuttosto arrabbiato, evidentemente intanto ha già consumato il secondo time out la panchina dell'Umana Reyer, ma evidentemente non vuole permettere alla Segafredo Virtus di rientrare in partita, anche se lo ha già fatto sostanzialmente. Da meno 14 a meno 3 è un più 11 per la squadra di coach Giorgevic, che appunto testimonia come nel basket non bisogna mai cantare vittoria troppo presto, ma sicuramente è un errore che non faranno i giocatori dell'Umana Reyer, cercando di ripartire dopo il time out chiesto dal proprio allenatore con il piglio migliore per rimettere le mani sull'inerzia della partita. Time out appunto speso dalla panchina dell'Umana Reyer con Kai Wims, guardate adesso le percentuali, 3 su 4 da 2, 1 su 1 da 3, è stato lui l'artefice principale in attacco per la Segafredo Virtus di questo rientro. La palla comunque adesso è nelle mani dell'Umana Reyer con Mazzola che scambia con De Nicolao, è tornata praticamente al quintetto iniziale l'Umana Reyer con il solo Michael Bramos al posto di Jeremy Chappell. Proprio Bramos si arresta, scambia con Andrea De Nicolao, c'è un contatto, c'è un fischio, rimane a terra Markovic che ha riportato una botta al viso, una contusione, rivediamo ancora, passa sul blocco e si prende la gomitata assolutamente involontaria sull'occhio da parte di Michael Bramos che non lo stava nemmeno guardando. Ovviamente Markovic stava marcando
Tonut, e anche lui non si è accorto di Bramos con il pallone in mano. Rimane a terra Markovic, sicuramente una contusione molto forte. Adesso probabilmente la panchina bolognese deciderà per il cambio, per apportare le cure del caso a uno dei due esterni che per ora stanno funzionando, possiamo dirlo, ad intermittenza, grazie alla gran difesa dell'Umana Reyer. Sia Markovic sia Teodosic non sono ancora quei fattori determinanti come lo sono stati fino a questo momento in tutta la stagione della Segafredo Virtus. Non a caso adesso si parla di Kyle Wims, che è il giocatore che ha consentito a Bologna con i suoi punti di rientrare in partita. Anche qui non si può parlare di un solo giocatore in uno sport di squadra, ma le cifre lo dicono. Wims è il più produttivo in attacco per la formazione bianconera. Adesso vediamo, rientra Paiola al posto di Markovic con la forte contusione all'occhio. Adesso va in panchina, penso che potrà riprendere, spero soprattutto che potrà riprendere, soprattutto anche per lo spettacolo. De Nicolao intanto, riprendiamo a raccontare basket con Bramos, il tiro dalla media, l'errore, il rimbalzo è nelle mani di Bologna, che dunque con una tripla potrebbe tornare addirittura in parità. Wims si affida a Paiola, Alessandro Paiola in cabina di regia per la Segafredo Virtus. Marble ci prova da tre punti per il pareggio, sbaglia, il rimbalzo è di Mitchell Watt che mette il pallone a terra, lo scambia con Andrea De Nicolao. 6 minuti alla fine del primo tempo, ancora Andrea De Nicolao ci prova da tre punti e arriva la tripla di Andrea De Nicolao, che dunque torna a scavare il più 6 per l'Umana Reyer. Ha avuto il tiro del pareggio con Marble, la Segafredo, percentuali perfette anche per Andrea De Nicolao, che ha sbagliato solo un libero nella sua partita, e Umana Reyer ha più 6. Attenzione a Wims, e sbaglia la tripla sulla buona difesa di Bramos, che poi recupera anche il rimbalzo, lo consegna il pallone a De Nicolao, poi attenzione, va a terra Marble, va a terra Tonut, l'ultimo tocco è da parte di Stefano Tonut che si lamenta per un possibile contatto, ma la rimessa è per la Segafredo. Ed è pronto a rientrare Chappell al posto di Michael Bramos per l'Umana Reyer. Rivediamo, eh sì, in questo caso dobbiamo dar ragione assolutamente agli arbitri. Bravo Marble a spostare il pallone in modo da mettere in difficoltà Stefano Tonut, che ha pestato la linea laterale, è arrivata la palla persa, e questo invece è il canestro precedente da tre punti di Andrea De Nicolao. Eccolo qui Chappell al posto di Michael Bramos in campo, ritorna dunque con il quintetto iniziale, possiamo dirlo, l'Umana Reyer, che ha 6 punti di vantaggio e il pallone però è nelle mani della Segafredo Virtus, con Teodosic nuovamente sul parquet e anche Gamble c'è in campo per i bianconeri. Prova proprio a portare Gamble il blocco per Paiola, il consegnato per Marble. Teodosic ha di fronte Tonut, ci prova da tre punti, sbaglia Teodosic, la lotta a rimbalzo, un fischio, attenzione, il fallo viene assegnato a Mitchell Watt, è il terzo fallo di Mitchell Watt. Rivediamo ancora il duello con Gamble e il fallo, sì, alla fine trattiene Mitchell Watt, è stata una serie di scorrettezze da parte di entrambi. Comunque il fallo fischiato, quello di Watt, è un fallo pesante, va subito in panchina Mitchell Watt, ritorna Gasper Widmar. Abbiamo detto come fosse stato condizionato fino a questo momento dai falli Mitchell Watt, non è stato un fattore offensivo come non lo sono stati fino a questo momento molto Markovic e Teodosic, ma in questo momento Watt ha 3 falli e dunque deve andare in panchina in un momento delicato, la metà del secondo quarto. Paiola inventa il sottomano per il meno 4 di nuovo per la Segafredo Virtus Bologna. Vediamo le percentuali nel tiro da 2, 70% addirittura per Umana Reyer, 40% per Bologna, che però ha alzato le percentuali di tiro. Adesso un fischio in contro la difesa della Segafredo Virtus e c'è il fallo, il secondo di Paiola, terzo di squadra per la Segafredo, con Austin Day pronto a rientrare in campo, anzi è già in campo al posto di Valerio Mazzola. Con la rimessa laterale praticamente alla metà del quarto, affidata alle mani di Stefano Tonut. 5-0-4 a giocare, 28 Umana Reyer, 24 Segafredo Virtus, con l'attacco degli Oro Granata che parte da Widmar, nuovamente Stefano Tonut, aggressiva la difesa di Bologna, si arresta Tonut, scarica per De Nicolao, ci prova da tre punti Andrea De Nicolao, questa volta non va la tripla, la lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è da parte o di Hunter o di Gamble, comunque la rimessa è quello che conta, è per l'Umana Reyer. Rivediamo ancora la lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è proprio di Hunter e Widmar riesce a farsi
sentire il suo peso sotto le plance, guadagnando questo extra possesso per l'Umana Reyer. La rimessa affidata ancora una volta a Stefano Tonutto, con 14 secondi però a disposizione per l'azione di tiro, un po' di schermaglie lontano dal pallone, Teodosic, De Nicolao, c'è anche Ceppel, c'è anche Widmar, contatti al limite con gli arbitri che vanno intanto a rivedere all'instant replay quello che è successo. Credo che si tratti comunque di contatti sempre all'interno di una sportività forse un po' tirata, però diciamo che ci sta in una partita come questa, una partita da dentro fuori, come si dice in questi casi. Chi vince sarà in semifinale contro l'EA 7 Emporio Armani Milano, chi perde concluderà qui la sua avventura nelle Final 8 di Coppa Italia 2020. E vediamo gli arbitri appunto che non sanzionano assolutamente nulla dopo aver controllato l'instant replay. Esce dal campo Hunter, rientra Ricci per la Segafredo Virtus, 14 secondi per l'azione di tiro del Man Rayer, 4:52 da giocare nel corso del secondo quarto, e la rimessa appunto di Tonut per le mani di De Nicolao. Paiola a marcare sul numero 10 dell'Umana Reyer, riceve Day, ci prova da tre punti, spara ma sbaglia, rimbalzo di Devin Marvel che mette a terra il pallone, supera la metà campo, scarica per Teodosic, ancora una tripla aperta per Marvel, ancora un errore però e il rimbalzo di Widmar che consegna ad Andrea De Nicolao il contropiede, Stefano Tonut, buona la difesa da parte di Marvel ma il pallone resta nelle mani del numero 7 dell'Umana Reyer, poi Andrea De Nicolao, l'uscita di Ceppel che non viene servito, va dall'altra parte di Nicolao che poi attacca e mette in sottomano, un gran canestro Andrea De Nicolao con il timeout adesso di Bologna. È ormai una partita a scacchi quella tra le due panchine, anche perché si è tornati a punto a punto. Il break di Bologna tra la parte finale del primo quarto e la parte iniziale del secondo quarto ha permesso alla Segafredo Virtus di riportarsi più volte ad un solo possesso di ritardo, la prima volta appunto sul 22-25, adesso è di nuovo più 6, due possessi pieni con la penetrazione di Andrea De Nicolao e il timeout seguente per la squadra di Sasha Georgievich, ora inquadrato di spalle a costruire gli schemi offensivi della Segafredo Virtus, che sta dovendo far fronte a un Umana Reyer assolutamente in partita. Era lecito attendersi una reazione d'orgoglio da parte degli Oro Granata nella sfida che si presenta da sé, ovvero contro la corazzata del campionato. Questa reazione c'è stata, questo gioco di squadra c'è stato e questa bellissima partita fino a questo momento c'è sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro per i quarti di finale della Coppa Italia 2020 Final 8 al secondo atto dopo la vittoria di Milano contro Cremona e con la squadra che ha giocato con la maglia giallo-viola proprio in onore di Kobe Bryant, vediamo anche la maglia riprodotta sotto canestro, che ha guadagnato la semifinale. C'è stato un tecnico alla panchina dell'Umana Reyer, c'era sfuggito e dunque il tiro libero per Teodosic che segna e dunque fa meno 5 per Bologna con il possesso nelle mani se non vado errato della Segafredo Virtus, sì così è perché l'ultimo canestro è stato quello di Andrea De Nicolao e dunque meno 5, palla in mano per la Virtus che riparte da Milos Teodosic in cabina di regia, lo scambio con Gamble che non si concretizza per la buona difesa dell'Umana Reyer, arriva la Paiola, spara ancora da tre punti Teodosic, spara sul ferro, il rimbalzo di Austin Day, guida lui la transizione per l'Umana Reyer, tiene aperto il palleggio, il duello con Teodosic, nessun fischio, buona circolazione, tripla aperta per Stefano Tonut, l'errore va su, Day recupera il rimbalzo e segna il canestro per il vantaggio con tre possessi dell'Umana Reyer, dunque 25-32, buon rimbalzo offensivo da parte di Austin Day, adesso De Nicolao che marca su Teodosic, l'errore, la gran difesa senza fallo di Andrea De Nicolao, dall'altro lato del campo ancora Austin Day che sbaglia il canestro più facile, era decisamente più difficile quello precedente, soprattutto perché si è dovuto recuperare il rimbalzo offensivo, fa niente, l'Umana Reyer comunque a più 7 e ora in fase difensiva, 3 minuti e mezzo scarsi da giocare nel corso del secondo quarto, Paiola l'assist ma ancora una lettura difensiva da parte di Andrea De Nicolao con la rimessa dal fondo con soli 9 secondi concessa alla Segafredo Virtus. Come dicevamo, la difesa dell'Umana Reyer sta lavorando ottimamente contro una squadra dal potenziale offensivo immenso. Wims
Palla per Teodosic da quella mattonella, trova facili i due punti Milos Teodosic, 27-32. Poco più di 3 minuti da giocare sul parquet della Vitrifrigo Arena per poi andare all'intervallo lungo con Lumanair che ha ancora un margine di 5 punti. Si alza e va sul cubo del cambio Michael Bramos per Lumanair, ora in attacco con Andrea De Nicolao. Nessuna delle due squadre è al bonus, c'è il tocco di Paiola, la rimessa è per gli Oro Granata e con 4 secondi e 3 per l'azione di tiro, mentre si guarda il braccio a mimare un possibile fallo da parte di Paiola, Andrea De Nicolao che effettuerà la rimessa è pronto ad entrare in campo come abbiamo detto in precedenza Michael Bramos che prende il posto di Austin Day, dunque abbassa il quintetto coach Walter De Raffaele a meno di 3 minuti dalla fine del primo tempo. Attenzione alla rimessa di Nicolao, stavolta l'ha sbagliata e non di poco, con Paiola che corre il campo, scarica l'assist e trova Ricci per il nuovo meno 3, torna ad un solo possesso il ritardo di Bologna con Paiola che spende il terzo fallo in pressione su Andrea De Nicolao. E dunque bonus peso per la Segafredo Virtus a 2.40 dal termine del primo tempo. La rimessa di Wigmar, lo rivediamo, la pressione di Paiola che praticamente butta per terra Andrea De Nicolao. Terzo fallo per il giovane esterno della Segafredo Virtus che va ovviamente subito in panchina, come del resto è già in panchina con 3 falli e dunque preservato a lungo in questo primo tempo Mitchell Watt, che speriamo possa produrre i suoi effetti in campo nella ripresa. Ma intanto mancano solo 2 minuti e mezzo per andare all'intervallo. Jeremy Chappell, c'è un fischio e la palla persa per Lumana Reyer è la decima, perché c'è il fallo in attacco di Jeremy Chappell, fallo del bonus, è decima palla persa per gli Oro Granata. Speriamo che questo dato percentuale non, infatti decima palla persa come riportato nella sovraimpressione contro le due di Bologna, questo dato statistico, scusate, non incida sulla partita che ora è tornata a essere punto a punto con Bologna che ha ancora una volta il possesso. In caso di canestro pesante di tornare, per tornare in parità dopo lo 0-0 iniziale, c'è un fallo, è il fallo vediamo di chi, da parte della difesa del Manarei, se non vado errato è il fallo di Jeremy Chappell. Vediamo un po', sì, il fallo di Chappell, e dunque in precedenza c'è stata solo la palla persa, perché il fallo viene fischiato adesso, quello del bonus. Pensavo a un fallo in attacco di Chappell, che chiedo bene, è risultando infrazioni passi, mentre rientra in campo Julian Stone al posto di Andrea De Nicolao per questi ultimi 2 minuti e 11 di gioco nel quarto di finale tra Umanarayer Venezia Segafredo Virtus Bologna alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Kyle Wims ci prova 3 punti ancora una volta per il pareggio, ancora una volta solo ferro, la lotta rimbalzo, ne emerge capitan Michael Bramos e siamo negli ultimi 2 minuti del primo tempo. 18-11 il punteggio, come ci ricorda la grafica, in questo parziale, ma Lumanarayer sta sfruttando ancora l'onda lunga dell'avvio di partita. Chappell, il gioco a 2 con Widmar, la palla in qualche maniera recuperata da Julian Stone, nuovamente da Chappell, ultimi 4 secondi per l'azione di tiro, va su Jeremy Chappell, l'invenzione di Jeremy Chappell, 34 Manarayer, 29 Virtus Bologna, che trova forse 2 facili, no, non sono 2 facili, ma c'è il fallo di Jeremy Chappell, il secondo personale che dà 2 tiri liberi a Wims, qui un po' scoperta la difesa orogranata, l'invenzione di Chappell in attacco, poi il fallo speso per evitare 2 facili a Kai Wims, che è, lo abbiamo già ricordato, decisamente il più positivo in attacco in questo primo tempo per la Segafredo Virtus. Non a caso adesso tocca la doppia cifra con il tiro libero del 30-34, secondo libero per proprio il numero 34 in maglia bianconera, la V della Virtus sul petto, e 2 su 2 per Wims per il 31-34. Ci avviciniamo agli ultimissimi scampoli di questo buon primo tempo. Comunque vada per Lumanarayer, torna in panchina Ricci e torna in campo Devin Marble per la Segafredo Virtus con la rimessa dal fondo affidata a Julian Stone dal passaggio di Bramos, passaggio di ritorno per il capitano del Lumanarayer, poi Widmar per Chappell, si fa vedere Stefano Tonut, il blocco di Widmar, il gioco a 2 con Bramos, extra passaggio per la tripla di Jeremy Chappell, aperta ma non a segno, il rimbalzo di Wims, tocca a Chappell, 1-11 dalla fine, rimessa per la Segafredo Virtus che avrà un'altra opportunità per riavvicinarsi o pareggiare. Per ora le triple tentate per impattare si sono sempre infrante sul ferro. Teodosic va su il sottomano ma sbaglia
anche Teodosic sbaglia in sottomano il contropiede invece di Stone per Tonut, che non riesce a controllare. Un po' di confusione in questo finale di gara, pronto a centrare, ad entrare Cerella al posto, vediamo di chi, al posto di Jeremy Chappell per l'Umana Reyer. Stone prova ad accelerare lanciando Tonut e tiene il pallone in campo, ma poi non ci riesce Jeremy Chappell per anticipare Curno. E adesso c'è Pelle in panchina con due falli al suo posto Bruno Cerella. Ultimo minuto di gioco, siamo già nel ultimi 60 secondi, anzi ultimi 50 adesso, per il primo tempo. Teodosic, la finta marcato ottimamente da Bruno Cerella, chiude il palleggio, scambia con Gamble, ancora Teodosic, il fischio arbitrale, il primo fallo di Bruno Cerella, concede due tiri liberi a Gamble, che come abbiamo detto nel caso del fallo speso su Widmar non è sicuramente un cliente temibile, che lo fa il fallo di Bruno Cerella che poi trattiene Gamble, non è un cliente temibile dalla lunetta come potrebbe essere un Teodosic, ma ha un andamento ondivago e dunque potrebbe anche fare un 2 su 2. Adesso staremo a vedere che cosa si inventerà Gamble. Comunque dopo c'era il tempo per un possesso almeno per parte con, vediamo i tiri liberi di Gamble, e infatti segna il primo per il meno 2, mai così vicina nel primo tempo la Segafredo Virtus, perché il primo canestro è stato una tripla di Chappell, dunque praticamente dopo 30 secondi l'Umana Reyer era già avanti 3-0. Adesso un solo possesso di vantaggio, due punti che potrebbe diventare un solo punto con il secondo libero di Gamble, che però sbaglia e il rimbalzo è di Widmar. Adesso a ragionare nella costruzione del gioco c'è Julian Stone per l'Umana Reyer, lo scambio con Bruno Cerella, si fa vedere e riceve Michael Bramos, palla a terra di Bramos con il blocco di Widmar che poi rolla Stone, Tonut, scarico ancora per Julian Stone, gran pazienza dell'attacco dell'Umana Reyer, ci prova Tonut da tre punti, la tripla costruita di squadra dall'Umana Reyer che riprende 5 punti di vantaggio. L'ultimo tiro del primo quarto sarà per la Segafredo Virtus, ma intanto l'Umana Reyer è sicura di andare in vantaggio. All'intervallo lungo ci prova Teodosic da tre punti, tiro corto, rimbalzo di Stone, palla per Bramos che ci prova, colpisce il ferro, ma comunque si va all'intervallo lungo sul punteggio che dice Segafredo Virtus Bologna 32, Umana Reyer 37. Ci sentiamo tra qualche minuto per raccontarvi i secondi 20 minuti di questo quarto di finale della Coppa Italia 2020. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, ben ritrovati dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro per il quarto di finale di Coppa Italia 2020 tra l'Umana Reyer Venezia e la Segafredo Virtus Bologna. Diciamo prima Umana Reyer Venezia, anche se gli Oro Granata sono l'ottava testa di serie e la Virtus la prima testa di serie del tabellone, perché l'Umana Reyer al termine di un ottimo primo tempo è avanti 37-32. Ha avuto un vantaggio anche di 14 punti la formazione Oro Granata questa sera in maglia bianca, ma l'importante è intanto è ripartire da sopra nel punteggio contro la grandissima favorita di questo torneo, che comincia in attacco con Gamble marcato da Mazzola, il gancio, l'errore, c'è Mitchell Watt in campo nonostante i tre falli spesi nel primo tempo per l'Umana Reyer, che attacca adesso con Andrea De Nicolao, il pallone proprio servito a Mitchell Watt marcato da Gamble, il backdoor di De Nicolao che però non riesce a trovare il sottomano, così il pallone è dall'altro lato del campo per Bologna, che trova la schiacciata invece di Gamble per il meno 3
della Segafredo Virtus. Abbiamo visto in questo avvio che per preservare da falli Michelwatt, Mazzola a giocare da 5 e Michelwatt a giocare da 4 in fase difensiva, poi ovviamente si torna ai ruoli abituali in attacco, ruolo abituale che per ora non sta trovando in attacco Michelwatt. Anche qui arriva la palla persa sul scarico da parte di Jeremy Chappell, vediamo un Markovic con l'occhio quasi socchiuso per la botta rimediata involontariamente in uno scontro di gioco con Bramos, ma comunque regolarmente in campo il numero 9 della Segafredo Virtus, adesso a costruire il gioco, il pallone per Wims, sicuramente il più positivo della Virtus nel primo tempo, ancora servito Gamble e ancora lui a segno, è per ora lui il fattore che permette alla Segafredo Virtus di riavvicinarsi ad un solo punto, mai così vicino alla squadra di coach Georgievic nella partita. Stefano Tonut si arresta, scarica per Mazzola, si torna nuovamente da Stefano Tonut, 10 secondi per l'azione di tiro, ci prova Tonut da 3 punti e mette la tripla. Stefano Tonut ricaccia indietro la Segafredo Virtus a 4 punti, a 2 possessi di ritardo, ma c'è un secondo tempo che sarà sicuramente lungo e dispendioso per le due formazioni, 1 su 13 di Bologna dall'arco, 37,5% invece per l'Umana Rair, che torna ad avere un possesso di due, scusate, un vantaggio di 2 possessi. La tripla di Ricci, subito appena ho detto un solo possesso di ritardo, l'ha trovato la Segafredo Virtus con la tripla di Ricci, la seconda tripla della partita della Virtus e il nuovo meno uno. Adesso è De Nicolao per Stefano Tonut, il blocco di Mazzola, Tonut apre il palleggio, lo tiene aperto ancora, si arresta, scarica per Jeremy Chappell, la linea di fondo e il canestro da parte di Jeremy Chappell. Umana Reyer che torna a più 3 e adesso c'è il potenziale possesso, scusate, per l'ennesimo pareggio per Bologna, dico ennesimo perché ha avuto sempre la possibilità di tirare da 3 punti e questa volta la tripla va a segno con Markovic e arriva la parità dallo 0-0 al 42-42, una gara a rincorrere per la Segafredo Virtus e adesso si riparte da una situazione di equilibrio con l'Umana Reyer che non deve farsi intimorire da parte degli avversari, deve continuare a fare la sua partita. Qui un po' di difficoltà per Jeremy Chappell che commette infrazione di passi e attenzione, c'è la palla addirittura per il sorpasso della Virtus che ha decisamente iniziato meglio rispetto all'Umana Reyer questo secondo tempo. Qui ripetiamo, era un po' in difficoltà Jeremy Chappell, è partito commettendo infrazioni passi, due triple, una di Ricci e una di Markovic hanno ristabilito la parità sul parquet della Vitrifrigo Arena. Adesso c'è addirittura il possesso per il sorpasso di Bologna, Markovic si arresta, scarica per Gamble, la buona difesa di Tonut, il recupero difensivo, intanto nuovamente in campo Gasper Widmar al posto di Michelwatt per l'Umana Reyer, Tonut deraglia il contropiede di Bologna, Markovic per Wims, primo vantaggio della Segafredo Virtus nella partita, la schiacciata in contropiede di Wims, c'è il timeout ovviamente da parte di coach Walter De Raffaele e si ripartiva dal 32-37, 12-5 di parziale per la squadra capolista del campionato italiano e il sorpasso della Segafredo proprio con questa bellissima giocata nata da una palla persa in attacco. Ecco, diciamo, se vogliamo cercare il dato negativo dell'Umana Reyer sono le troppe palle perse in questo match, che peraltro è stato ottimo sia in difesa che come circolazione in attacco, ed è da qui che era nato il vantaggio, un vantaggio che l'Umana Reyer deve cercare adesso di riprendere, perché per la prima volta sul tabellone del Palasport pesarese c'è un vantaggio della formazione in testa alla classifica, la testa di serie numero uno di questa Coppa Italia. E vedremo appunto come uscirà dal timeout la squadra allenata da coach Walter De Raffaele. Intanto vediamo se ci sono dei cambi. Sì, c'è Austin Day in campo ora inquadrato, prende il posto di Valerio Mazzola con Gasper Widmar confermato al posto di Michelwatt, così come è confermato come sono confermati gli esterni, ovvero De Nicolao, Tonut e Chappell per l'Umana Reyer, che ripartirà appunto dalla rimessa dal fondo del campo per la schiacciata in contropiede di Wims che ha dato il vantaggio alla Segafredo Virtus.
Siamo Markovic adesso con l'occhio tumefatto per la botta di immediata nel primo tempo. Stefano Tonut a costruire un attacco molto importante nell'economia della partita. La palla per De Nicolao, che ci prova da tre punti, una tripla aperta sbagliata. Lotta rimbalzo, la palla è per la Virtus, che dunque esce meglio del Lumana Reir dal timeout chiesto da coach Walter De Raffaele. Timeout obbligato per coach del Lumana Reir. Qui c'è un buon recupero difensivo di Tonut su una palla esternamente gettata all'ortica da Teodosic. Vediamo il contropiede con Gasper Widmar. Arriva la parità, quota 44, proprio allo scoccare del quarto minuto di gioco nel secondo tempo. E dunque non ha pagato dazio il Lumana Reir dal brutto primo attacco dopo il timeout. Ha buttato la palla via Teodosic. Adesso c'è una zona aggressiva per gli Oro Granata, una serie di contatti, adesso gli accoppiamenti a uomo con il accoppiamento Ricci contro Chappell. Chappell riesce a reggere, così come riesce a reggere nel confronto sotto canestro Widmar contro Gamble. La palla è da Chappell a Tonut, adesso è accoppiato con Gamble, vedremo se lo sfrutterà nella velocità Tonut. Il passaggio no look per Day, che mette i piedi per terra e mette la tripla. Torna in vantaggio Lumana Reir, che risponde con un parziale di 5-0 al primo vantaggio della Segafredo Virtus, e poi recupera anche il pallone. Il contropiede però viene fermato sul lancio di Day per Tonut. Sbaglia da tre punti Markovic, fase abbastanza convulsa di gioco. La palla recuperata da Wims, poi la mette a terra Teodosic, marcato da De Nicolao. Il blocco di Gamble, si fa largo Teodosic, ci prova da tre punti, sbaglia la spinta di Gamble su Widmar e il fallo in attacco, il primo di squadra per la Segafredo in questo secondo tempo, che arriva, anzi il primo in assoluto delle due squadre in questo secondo tempo, arriva subito dopo la metà. Qui un grandissimo assist di Tonut, con Day che ha la freddezza di far saltare Markovic, di mettere i piedi per terra, di prendere la mira e di trovare il fondo della retina per il vantaggio della Umana Reir, ritrovato sul 47-44. E adesso c'è anche il pallone in mano, perché c'è stato il fallo in attacco di Gamble, l'attacco orchestrato da De Nicolao, lo scambio con Chappell, riceve Day che ci prova dalla media, sbaglia, il rimbalzo è di Markovic che mette il pallone per terra per la transizione bolognese. Ricci, scambio con Teodosic, il fallo di Austin Day è il secondo personale, il primo di squadra per Lumana Reir. Avevamo detto come fino a qualche istante fa non fossero stati spesi falli dalle due squadre. Qui c'è anche una trattenuta tentata su Teodosic all'inizio dell'azione, arriva il fallo però fischiato a Day, con Bramos che prende il posto di Chappell. Siamo nella seconda metà del quarto, vediamo se è zona, continua a alternare le difese Lumana Reir in questa partita. Sì, è una zona 2-3 con Widmar al centro dell'area, Markovic per Marble che batte Day, il sottomano, sbaglia Marble, tocca Day, recupera Michael Bramos per Lumana Reir già nella metà campo offensiva. Austin Day chiede spaziatura, serve sotto per Widmar, dentro fuori Tonut, attacca ancora l'area, fuori per Day, ad una mano ci prova Bramos da tre punti, l'errore, sarebbe stata una grandissima azione questa per Lumana Reir. Invece il punteggio rimane sul 44-47 con l'attacco di Bologna. Sempre Markovic in cabina di regia, riceve Ricci, ci prova da tre punti, questa volta sbaglia, lotta rimbalzo, tocca Tonut, punteggio surgelato a quota 44-47 da circa un minuto, anzi da circa due minuti di gioco, un minuto e mezzo. Il possesso di Tonut per De Nicolao, che va via a Marble, spende il primo fallo personale Marble, secondo di squadra. Vediamo sul cubo del cambio Stone, vedremo di chi prenderà il posto il playmaker dell'Umana Reir. Potrebbe essere Nicolao, potrebbe essere Tonut. Intanto c'è il fallo di Marble, il secondo di squadra per la Segafredo Virtus, con coach Giorgevic a difendere con i propri giocatori. Stone ha preso il posto proprio di Stefano Tonut, perché c'è De Nicolao in cabina di regia. Fuori per Day, che ci prova ancora una volta da tre punti, sul ferro, e il fallo di Widmar che scuote la testa. Viene fischiato il secondo fallo molto dubbio a Gasper Widmar. Andiamo a rivedere il replay. Spallate,
non c'è assolutamente questo fallo di Widmar ai danni di Hunter. Scuote la testa a Gasper Widmar, sappiamo quanto corretto sia come giocatore Widmar, nonostante la grande stazza, è veramente un signore del parquet, e dunque scuote la testa perché effettivamente il fischio è sbagliato da parte degli arbitri, che comunque stanno dirigendo tutto sommato bene questa partita. La rimessa per Bologna, sempre 4-4-4-7, l'ultimo canestro è la tripla di Day, questa volta sì, più di due minuti fa, siamo ancora nella prima metà del del terzo quarto. L'attacco di Hunter, il tiro dalla media, ancora un errore sul parquet, rimbalzo di Julian Stone, mette il pallone per terra, guida la transizione, serve per Bramos, consegnato per Andrea De Nicolao, che prova a sfruttare l'aiuto di Widmar, una serie di cambi di direzione, ancora De Nicolao, passaggio per Widmar che si fa largo, gli viene strappato il pallone da Hunter, non si segna più alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, tentativo da tre punti di Teodosic, cortissimo, poi c'è un fallo secondo me, e qui è fallo di Hunter che salta sopra Widmar e si appoggia con le braccia, dunque terzo fallo della Segafredo Virtus, primo personale per Hunter, e ancora una volta non si muove il punteggio. Rivediamo il replay, c'è Chappell pronto ad entrare per gli Oro Granata, prende il posto di Andrea De Nicolao, e dunque torna Julian Stone in cabina di regia con Chappell come numero 2 negli schemi offensivi, numero 3 Bramos, numero 4 Day, numero 5 Widmar. Proprio Bramos che riceve il blocco di Gasper Widmar, Bramos finge la tripla, scarica con su Stone, altra palla persa per l'attacco dell'Human Rayer e punteggio che continua a non muoversi. Markovic, attenzione alla tripla di Baldi Rossi, altro errore, rimbalzo di Widmar. Stiamo raccontando una serie di errori che spiegano come si alta la tensione in questa partita, oltre 3 minuti a secco, ma sono di più quelli per la Segafredo Virtus. Day mette palla per terra, gli viene strappato il pallone, vede 4 minuti e mezzo, ancora una serie di contatti e il fallo fischiato a Jeremy Chappell, il terzo fallo di Jeremy Chappell. Vediamo ancora come Day si fa strappare il pallone da Marble e poi Chappell che va a fermare il contropiede, il terzo fallo di Chappell, terzo di squadra, ma gli arbitri vanno a controllare se si tratta di antisportivo o meno, c'è l'utilizzo dell'instant replay per queste fattispecie. Ovviamente la differenza è tutta nel possesso che ci sarà dopo gli eventuali tiri liberi, nel senso che essendo il bonus ancora da spendere per l'Umana Rayer, vediamo che qui Chappell ferma il contropiede, sì, forse non poteva prendere il pallone, ma comunque non va sull'avversario. Vediamo quale sarà la decisione arbitrale, dal vivo è stato quella di fallo normale. Ricordiamo che se le immagini non aiutano, vediamo, chiede il fallo antisportivo a Djordjevic, se le immagini non sono in grado di dirimere la questione, viene confermata la decisione presa sul campo e dunque fallo normale e solo rimessa per la Segafredo Virtus. Se invece dalle immagini gli arbitri riterranno che ci siano gli estremi per un fallo antisportivo, ci saranno i due tiri liberi per Devin Marble e poi la rimessa per la Segafredo Virtus. Come ricordava la grafica, non segna da un'eternità. L'ultimo canestro è quello di Wims, la schiacciata in contropiede che ha dato il vantaggio, il primo della partita, alla formazione bianconera. Poi il parzialino di 5-0 firmato da Widmar e Day per il controsorpasso Manarei. Adesso vediamo la decisione, l'aspettiamo, e c'è l'antisportivo purtroppo. Dunque due tiri liberi per Marble e palla per la Segafredo Virtus. Dicevo, da quel 44-47 firmato da Day a 5-18 dal termine del terzo quarto, le squadre sono bloccate, ha segnato per l'Umana Rayer il 47esimo punto in precedenza. Adesso stiamo vedendo appunto l'esecuzione dalla lunetta di Marble che segna il primo, dunque 45-47, ha segnato 47esimo punto Day a 5-18 dalla fine. Adesso torna a muovere il punteggio la Segafredo, 45-47, secondo libero per Marble che però sbaglia, dunque un solo punto, ma palla in mano per Bologna e siamo negli ultimi due minuti di gioco nel corso del terzo quarto. Possesso per la Segafredo che dunque può
impattare nuovamente, può passare in vantaggio in caso di azione da 3 punti e avrà però solo 14 secondi a disposizione per l'attacco, perché la palla appunto viene rimessa nella metà campo offensiva. Baldi Rossi, pallone per Marble che chiude il palleggio, recupero di Gasper Widmar, poi recupera nuovamente Marble che scarica nelle mani di Stone, gran difesa dell'Umana Reyer, Julian Stone ad una mano per Bramos, poi Austin Day che ha di fronte Baldi Rossi gravato di 3 falli, danza Day, si arresta, il tiro della lunetta, solo rete per Austin Day, ritornano 2 possessi di vantaggio per l'Umana Reyer, 45-49, e siamo a 1 minuto e mezzo dal termine del terzo quarto di una partita che si preannuncia ancora lunghissima. Markovic marcato da Widmar, la palla sotto e attenzione il fischio per il terzo, scusate, secondo fallo di Julian Stone, è il fallo del bonus e c'è dunque solo rimessa per la formazione bolognese. Si attacca con il braccio destro all'avversario che era Hunter Julian Stone e dunque la rimessa è per Bologna, scusate, con Markovic. Va vicino al recupero Stone, la rimessa ancora per la Segafredo Virtus, inquadrato adesso Julian Stone, Umana Reyer che ha speso il bonus, Segafredo non ancora, 3 falli soltanto spesi dalla squadra di Djordjevic. Teodosic marcato da Julian Stone, mette la palla per terra, ancora Teodosic, lo scarico, il tentativo da 3 punti che non va per Bologna, la lotta a rimbalzo premia l'Umana Reyer con Austin Day. Julian Stone a superare la metà campo, sempre più 4, ma palla in mano adesso per l'Umana Reyer. Bramos, punteggio basso nel quarto come dice la grafica, serve a Austin Day che ci prova dalla media, l'errore, la lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Umana Reyer, nello specifico Michael Bramos, rimessa per Bologna, 41 secondi da giocare nel periodo, fuori Marble che ha sbagliato l'ultima tripla per la Segafredo Virtus che torna in possesso di palla con il rimessa effettuata da Teodosic per Markovic, riceve il pallone, meglio lo recupera da terra Markovic, lo scambia con Hunter, ma c'è il fallo di Stone, è il terzo fallo e Teodosic andrà in lunetta. Rivediamo ancora, cerca di passare sopra il blocco di Hunter, Julian Stone si arrabbia sullo sfondo, coach Walter De Raffaele, terzo fallo di Stone, soprattutto 2 tiri liberi per Teodosic in un momento in cui si segna poco e Teodosic, nonostante un paio di errori nel corso del primo quarto, è notoriamente preciso, tant'è che la Segafredo non ha messo nessuno a rimbalzo, almeno sul primo dei 2 tiri liberi che è andato a segno per il 46-49. E secondo tiro libero per Teodosic che fa 2 su 2 e dunque meno 2 per Bologna, 37-4, non può arrivare fino alla fine. L'Umana Reyer ha anche un fallo da spendere, la Segafredo Virtus Bologna che non ha appunto ancora consumato il bonus e dunque può sfruttare anche questa opportunità, mentre Julian Stone supera la metà campo, scambia con Stefano Tonut, si fa vedere l'uscita a ricciolo di Bramos, poi Widmar, ancora Bramos per il consegnato, passa, attenzione, sul blocco e spende fallo Wims, ma ripetiamo ancora, Bologna aveva a disposizione un fallo da spendere, lo fa concedendo altri 14 secondi, ne erano rimasti 7 per l'attacco dell'Umana Reyer, dopo ce ne saranno 6 e mezzo circa per l'attacco eventuale di Bologna, ma intanto vediamo cosa fa in attacco la squadra di coach Walter De Raffaele, si affida alle mani di Austin Day, poi Stefano Tonut, il blocco di Widmar, ancora Tonut che rischia la persa e forse infrazione in campo di Bramos, comunque non c'è il fischio, tira Day, sbaglia il rimbalzo offensivo di Widmar che subisce il fallo, andrà in lunetta e qui forse un errore da parte degli arbitri sulla palla a centrocampo, è di questo che stanno lamentando i tifosi bolognesi. E vediamo ancora Tonut, non commette infrazione di passi, qui Bramos forse infrazione di campo l'ha commessa, comunque buon per Umana Reyer che soprattutto è riuscita a recuperare un rimbalzo offensivo con Gasper Widmar portando a casa il fallo, il secondo di Gamble che concede 2 tiri liberi a un non grandissimo tiratore come il numero 14 dell'Umana Reyer, ma comunque vista la situazione in cui ci si era messi è sicuramente importante avere queste 2 esecuzioni dalla lunetta, 4 secondi dalla fine, segna il primo Gasper Widmar e dunque
47 a 50, vedremo come andrà il secondo. Comunque intanto è andata meglio del precedente viaggio in cui aveva fatto 0 su 3 Gasper Widmar, con l'opportunità di ripetere il secondo libero. Ha segnato il primo e sbaglia il secondo rimbalzo di Bologna, che ci proverà da metà campo. Markovic corto, e dunque all'ultimo intervallo il punteggio dice Umana Reyer 50, Segafredo Virtus Bologna 47. Ben ritrovati, Vitrifrigo Arena di Pesaro, Umana Reyer 50, Segafredo Virtus Bologna 47. Dunque si continua punto a punto dopo l'ottimo primo quarto dell'Umana Reyer, che ha avuto un vantaggio fino a 14 punti sulla testa di serie numero 1 di questo tabellone di Coppa Italia stagione 2020. E poi Bologna ha fatto valere sicuramente le proprie grandi qualità, rimontando punto su punto, arrivando all'intervallo sotto di 5 punti dopo aver toccato il meno 2 sul 34 a 32. Nel secondo tempo è partita meglio la formazione di Djordjevic, portandosi anche in vantaggio per la prima volta nella partita 44 a 42. La pronta risposta dell'Umana Reyer per il vantaggio sul 44 a 47, poi si è segnato veramente poco, tant'è che adesso il punteggio dice 50 a 47. Sono i 3 punti di vantaggio dell'Umana Reyer praticamente nella seconda metà di quarto. Il punteggio è stato di 3 a 3 e questo la dice lunga su quale sia la tensione che si respira sul parquet della Vitrifrigo Arena. Rivediamo la situazione: falli con Watt, Ceppel e Stone per l'Umana Reyer, 3 infrazioni, Paiole e Bardirossi per la Segafredo Virtus. Ma lo ricordiamo, partita secca, pochi calcoli da fare, bisogna mettere tutto in campo e lo faranno sicuramente le due squadre in questi ultimi 10 minuti, che potrebbero anche non essere gli ultimi, visto l'equilibrio. C'è sempre la possibilità di un overtime, lo diciamo quasi per scongiurarlo, perché è una manifestazione lunga, ogni granello di energia torna utile, doverne consumare per eventuali 5 minuti in più, se non ancora di più, già dal primo giorno, sarebbe un dispendio che le due squadre vorrebbero comunque vada questa partita evitare. Poi avranno un giorno di recupero in più rispetto a quelle dell'altra parte del tabellone, che sono Sassari, Brindisi, Bologna, Fiortitudo e Brescia, ma comunque insomma le energie sono quelle che sono e si comincia a vedere adesso anche dalla tensione che porta l'Umana Reyer all'ennesima palla persa. Nuovamente in campo Cerella e Tonut per gli Oro Granata, che spendono adesso il fallo di Valerio Mazzola, secondo personale, primo di squadra nel quarto con Bologna
che avrà la rimessa dal fondo del campo, sempre con l'opportunità eventuale in caso di canestro di tre punti di riportarsi in vantaggio. Teodosic, la rimessa per Wims, ancora Teodosic a ricevere, di nuovo Wims che vede un varco, penetra, scarica, va vicino al recupero del Nicolao. Attenzione, c'è l'infrazione in campo perché l'ultimo tocco è stato quello di Milos Teodosic. Gran difesa dell'Umana Ray che rimette in campo adesso Mitchell Watt e Michael Ramos. Rivediamo ancora, bravissimo Andrea De Nicolao a costringere all'infrazione in campo Milos Teodosic. Watt dentro, dentro Michael Ramos, dentro i giocatori su cui fa probabilmente maggiore affidamento, anche perché dalla lunga militanza in maglia oro granata, coach Walter De Raffaele, ma ripeto, fa affidamento su tutti perché tutti in questa partita stanno dimostrando di poter dare il loro contributo, chi in un lato del campo, chi nell'altro, chi in tutti e due, e comunque all'interno di un sistema di squadra che sta portando l'Umana Reyer a giocarsi punto a punto il quarto di finale di Coppa Italia contro la Virtus Segafredo Bologna. Tocco con il piede proprio della difesa bolognese, con rimessa affidata all'attacco dell'Umana Reyer, le spaziature, Michael Ramos va a farsi consegnare il pallone e l'occhiolino all'arbitro prima della rimessa in gioco, palla che raggiunge le mani in qualche maniera di Mitchell Watt, che va a consegnare ad Andrea De Nicolao, il raddoppio difensivo di Bologna che recupera il pallone, si lotta qui, va vicino al recupero l'Umana Reyer, anzi no, c'è il contro recupero, difesa che sta alzando di tono anche la Segafredo Virtus, qui non riesce però a portare a casa il pallone, la rimessa sarà per gli Oro Granata, che dunque devono anche stare attenti perché Bologna sta dimostrando di essere una signora squadra non solo in attacco, in una serata di basse percentuali di tiro questo sicuramente non si è visto, ma anche in difesa, come si sta mostrando negli ultimi possessi. Mitchell Watt, solito duello con Gamble, palla per terra, consegnato per De Nicolao, ci prova da tre punti Andrea De Nicolao, c'è un contatto e vediamo se c'è un fischio, no, il fischio arriva da un'altra parte del campo e c'è il fallo speso. No, c'è un po' di confusione in campo, vediamo ancora De Nicolao che viene probabilmente spinto, poi va a terra Michael Ramos e per gli arbitri non c'è fallo, stranissima questa decisione, due volte i giocatori dell'Umana Reyer sono stati colpiti e nulla nel fischio. Tocco con il piede invece di Mitchell Watt, 4 secondi per l'attacco della Segafredo Virtus, con vediamo ancora il tocco netto da parte del numero 50 Oro Granata, rimessa dal fondo di Teodosic per Wims, poi Gamble, spalle a canestro marcato da Mitchell Watt, ancora Gamble che sa che il suo avversario ha tre falli, scarica fuori per Markovic, gran difesa di Tonut, Markovic penetra, appoggia il tabellone, sbaglia il rimbalzo di Mazzola, la transizione di De Nicolao, poi va su Michael Ramos, l'errore e c'è il fischio contro Andrea De Nicolao, rimbalzo offensivo, secondo fallo di De Nicolao, secondo fallo di squadra per l'Umana Reyer. Rivediamo questo contropiede primario che non è andato a segno, il sottomano di Ramos sulla buona difesa di Teodosic, si lamenta per un contatto Michael Ramos e forse non ha neanche tutti i torti, poi nella lotta a rimbalzo, eccolo qua il fallo netto di Andrea De Nicolao a fermare Hunter per evitare la contro transizione di Bologna. Sempre fermo il punteggio, 47-50, si era andati all'ultimo intervallo su questo 47-50 che ora si sblocca con Gamble dopo oltre due minuti di gioco. Bologna è a meno 1, 49-50 e Gamble è alla doppia cifra con già anche 6 rimbalzi. Mazzola per Ramos, si fa vedere, riceve vuoto il consegnato per De Nicolao, inseguito da Teodosic, va su e subisce il fallo da Teodosic, Andrea De Nicolao prima di prendere la conclusione, dunque non ci saranno tiri liberi, ma bravissimo Andrea De Nicolao nel duello con Teodosic, fischiato appunto il fallo chiaramente sul palleggio da parte della terna arbitrale. Rimessa per l'Umana Reyer che mantiene solo un punticino di vantaggio nel confronto con la Segafredo Virtus, la rimessa dal lato del campo affidata a Stefano Tonut, esce De Nicolao, riesce a ricevere, sempre Teodosic a difendere su di lui, Watt porta il blocco, poi riceve, vediamo se riesce ad attaccare il ferro e sì, segna Mitchell Watt, si sblocca finalmente in attacco Watt, se riuscirà a trovarlo nel finale di partita sarà un'addizione importantissima all'Umana Reyer. Qui intanto attenzione perché
c'è il canestro di Markovic, ma credo che non sia convalidato. Sì, non è convalidato perché il fallo di Tonut è arrivato in precedenza. È comunque il terzo fallo di squadra per l'Umana Rayer con meno di 3 minuti giocati. Rivediamo ancora Tonut che va a spingere sul blocco di Teodosic e Markovic nel frattempo va avanti e segna in sottomano, ma il gioco è stato fermato in precedenza. Secondo fallo di Stefano Tonut, ma dicevo il terzo di squadra dopo nemmeno 3 minuti di gioco. Ancora una volta i tiri liberi potrebbero essere una discriminante fondamentale in questo ultimo decisivo quarto. Tonut recupera il pallone su Markovic e mette in contropiede il sottomano che smuove finalmente il punteggio dell'Umana Rayer, o meglio finalmente è già arrivato il canestro che l'ha smossa. Adesso c'è il timeout di Bologna, ma lo smuove nel senso di riportarlo a 2 possessi di vantaggio. Lestissimo Tonut a battere Markovic e poi a infilare in sottomano il punteggio in questo ultimo quarto. Dopo quasi 3 minuti di gioco dice 4-2 Umana Rayer, ma quello che è sul tabellone della Vitrifrigo Arena è di 54-49 per l'Umana Rayer. È una partita secca, l'abbiamo già detto più volte nel corso del primo tempo, e dunque è una partita nella quale tutte e due le squadre si giocano tutto senza pensare che tra 48 ore dovrà una delle due dovrà essere nuovamente in campo contro una corazzata come l'EA 7 Emporio Armani Milano, che ha battuto nettamente nel primo match di queste Final 8 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la Vanoli Cremona, detentrice in carica della Coppa Italia, che dunque lascia lo scettro, giocherà fino al termine della stagione con la coccarda sul petto, coccarda che però non verrà più ricucita nella prossima annata sulle maglie della formazione lombarda. Chi succederà a quella squadra lo sapremo soltanto tra 3 giorni, soltanto al termine di questa maratona cestistica cominciata oggi, che proseguirà domani con gli altri 2 quarti di finale nella metà, chiamiamola bassa del tabellone, anche se è un tabellone speculare, dunque non c'è parte alta, non c'è parte bassa, e poi le semifinali di sabato e la finalissima di domenica. Ma il cammino è lunghissimo, e è lunghissimo anche in questa partita che vede l'Umana Rayer sì avanti, praticamente lo stato per tutta la partita tranne il 44-42 di Bologna, ma con Bologna che vuol rientrare, ed eccolo qua, quasi l'avessi chiamato, il canestro da 3 punti di Teodosic per il nuovo meno 2 della Segafredo Virtus. In attacco De Nicolao per l'Umana Rayer, sempre marcato da Teodosic, si arresta, scarica per Day che è tornato dunque sul parquet, la palla gli viene sporcata dalla difesa di Bologna, c'era la rimessa ma con soli 9 secondi per l'azione di tiro. Bravo Ricci qui a difendere nell'uno contro uno con Austin Day, la rimessa affidata alle mani sempre di Stefano Tonut sulla pressione di Markovic, occhio nero sempre più evidente per il numero 9 della Segafredo. Tonut linea di fondo, lo scarico per Mitchell Watt, tiro cortissimo, non è la serata di Watt, ma c'è Tonut che recupera rimbalzo offensivo, ci prova da 3 punti perché stava per scadere il cronometro ai 24, arriva un tiro cortissimo, arriva il possesso per Bologna che corre il campo, ma è già schierata la difesa dell'Umana Rayer. Markovic, palla sotto per Gamble, fuori per Markovic che prende la mira, tira da 3 punti. Ancora una volta nel momento della necessità Markovic mette la tripla del sorpasso, era stato lui a fare 44 a impattare a 42 pari. Adesso c'è il timeout dell'Umana Rayer con le triple di Ricci e Markovic. La Virtus Bologna era arrivata a ricucire passando in vantaggio col contropiede di Wims, adesso passa in vantaggio di un solo punto, 5-5-5-4 a 6-17 dal termine della partita del quarto, 5-5-5-4, ancora con una tripla di Markovic che segue quella di Teodosic. Dunque Bologna che ha tirato malissimo dall'arco, ma nei momenti che contano è riuscita a mettere 2 triple, o meglio 4 triple, 2 all'inizio del terzo quarto, 2 all'inizio di questo quarto periodo, per andare in vantaggio nella partita per la prima volta, perché ricordiamo si era partiti 11-0 per l'Umana Rayer e poi addirittura 20-6 per gli Oro Granata dopo 7 minuti di gioco. È già in campo l'Umana Rayer, è ancora in panchina invece la Segafredo Virtus, i cui giocatori si alzano adesso, sono pronti a rientrare per il gioco dopo il sorpasso di Markovic e il timeout speso da coach Walter De Raffaele. Esce anche la mascotte di queste Final 8 e la rimessa di Chapel per Andrea De Nicolao, inquadrato il pubblico della squadra bolognese con il possesso per l'Umana Rayer. Tonut
Gioco a due con De Nicolao. È un brutto assist, una palla proprio gettata alle ortiche da Andrea De Nicolao. Abbiamo detto come il dato delle palle perse sia sanguinoso per l'Umana Reyer. Adesso la difesa di Tonut su Teodosic. Non c'è fischio, sbaglia Gamble, ancora la lotta a rimbalzo, palla recuperata di energia dagli Oro Granata, che allora ci provano da tre punti con Austin Day, la tripla di Day e l'Umana Reyer torna a più due. Ci avviciniamo alla metà dell'ultimo quarto, vengono fuori i campioni. Teodosic e Markovic da una parte, Day adesso e dall'altra parte ancora Teodosic, ci fa consegnare il pallone, lo dà a Ricci, ancora una tripla. Si sta trasformando in una gara del tiro da tre punti questo match in questa fase. Tre triple per Bologna, una per l'Umana Reyer e Virtus che è avanti 58-57. Tonut, l'uscita di Day che viene quasi trattenuto, anzi va a terra anche Andrea De Nicolao. Il fallo è di Ricci, è il primo personale, il secondo di squadra. Ricci, che però qui lo vediamo, ha messo la tripla del nuovo sorpasso della Segafredo Virtus, 58-57. Precisissima l'esecuzione del giocatore della nazionale italiana. Pronto a entrare Stone al posto di De Nicolao, pronto a entrare Widmar al posto di Watt per l'Umana Reyer, mentre vediamo ancora il replay e si riparte dalla rimessa laterale affidata questa volta alle mani di Austin Day, l'uscita di Widmar, poi il passaggio per Tonut, chiede palla, Day la riceve, 9 secondi per l'azione di tiro, scarico per Tonut, fa saltare Gamble, lo scarico per Widmar, c'è il fallo di Gamble, è il terzo fallo di Gamble, il terzo fallo di squadra anche per la Segafredo Virtus. Bravissimo qui Tonut a far saltare il centro avversario che poi lo trattiene e spende dunque il fallo, però concedendo ulteriori secondi all'attacco dell'Umana Reyer che riprende da Stefano Tonut. Si arresta Tonut, scambia con Widmar, Widmar si arresta, ci prova Stone da tre punti e la mette sulla sirena. Julian Stone, ancora una tripla. Lo avevamo detto come questa partita fosse entrata in un momento in cui le squadre si affidano al tiro da tre punti. Dopo Day, anche Stone a segno per l'Umana Reyer che torna ad avere due punti di vantaggio e siamo nella seconda metà dell'ultimo e decisivo quarto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Teodosic marcato da Day, il blocco di Gamble, ci prova Teodosic da tre punti, questa volta però è una mattonata e il rimbalzo è di Julian Stone per Chappell, servito Day, spalle a canestro marcato da Teodosic, chiude il palleggio, scarica per Stone, un po' di difficoltà per l'attacco dell'Umana Reyer, Tonut e c'è il fallo speso da Ricci, secondo personale, porta al bonus la Segafredo, 4-10 da giocare, rivediamo ancora la giocata, eh sì, il mezzo passo laterale di Ricci che poi se fosse stato fermo sulla sua verticale avrebbe portato a casa lo sfondamento. Questa tripla sulla sirena importantissima di Julian Stone, che non è propriamente un tiratore ma all'occorrenza sa inventare anche questi canestri. Intanto è più due Umana Reyer, bisogna asciugare il parquet della Vitrifrigo Arena in questa serata di febbraio comunque calda a Pesaro. E l'Umana Reyer è avanti di nuovo nel punteggio. Bologna che ha avuto al massimo un margine di due punti, ma adesso si gioca veramente punto a punto. Quello che è stato non conta, più 14 come massimo margine dell'Umana Reyer, più 2 per la Segafredo Virtus, ma il più 2 per l'Umana Reyer è quello che conta di più, anche perché c'è la palla in mano con Austin Day. Stefano Tonut, il blocco di Widmar, ci prova da tre punti Stefano Tonut, sbaglia il tocco di Teodosic, il recupero, rimbalzo offensivo di Stone, energia che potrebbe essere fondamentale in questo momento della partita. Tonut, l'accelerazione, lo scarico però nelle mani di Markovic, palla per il pareggio o per il sorpasso di Bologna, visto che le squadre stanno affidando moltissimo al tiro da tre punti. Ricci, lo scambio con Markovic, attenzione a Ricci accoppiato con Tonut, viene servito, adesso riceve, usa il piede perno e segna due facili, lamentandosi anche di un possibile contatto, ed è, possiamo dire, un supplementare da 3 minuti e mezzo, quello che ci si accinge a giocare con vediamo adesso Ricci che ancora si lamenta, il pubblico bolognese che sostiene la Virtus, ma è una partita bellissima, una partita di quelle che vanno scritte comunque vada negli annali della stagione, perché ripetiamo, Bologna è la grande favorita ma l'Umana Reyer sta dando più che filo da torcere, anzi diciamo che per ora i punti è la formazione Oro Granata a vincere, ma come sappiamo conta nulla, contano 3 minuti e mezzo da giocare, conta il fatto che sia 60 pari e la palla però nelle mani dell'Umana Reyer. Bramos, l'errore, il pallone per Bologna
che dunque può tornare in vantaggio. È rientrato in campo Bramos per l'Umana Reyer, ma il possesso nelle mani di Teodosic. Ricci, palla in angolo per Wims, ancora Ricci, è lui in questo momento il principale terminale offensivo della Segafredo Virtus, che torna in vantaggio di 2 punti. Siamo negli ultimi 3 minuti, attacco ancora una volta fondamentale per l'economia della partita. Jeremy Chappell si tiene aperto il palleggio, scarica per Day, ultimi 7 secondi dell'azione. Attenzione, Austin Day ci prova dall'angolo la tripla, l'errore, il rimbalzo di Bologna. In questo momento l'inerzia rischia di essersi spostata dalla parte virtusina. Altro possesso fondamentale con Teodosic, palleggio aperto e reiterato il tentativo di scarico. Buona difesa del Umana Reyer, che però perde in angolo Wims, l'errore, il rimbalzo di Bramos importantissimo in mezzo a 2 maglie bianconere, ancora -2, e palla in mano per l'Umana Reyer, che sta dominando, lo vedete a rimbalzo, ci prova Chappell da 3 punti e mette la tripla di Jeremy Chappell. 2 minuti, poco più da giocare. Umana Reyer che torna in vantaggio sia pure di un sol punto. Vediamo Chappell che scuote i compagni, si è inventato una tripla importantissima ma ancora lunga. Attenzione a Teodosic, la stoppata di Chappell sul tiro da 3 punti di Teodosic, momento strepitoso di Jeremy Chappell. Bisogna però concretizzare anche in attacco. Chappell, il blocco di Widmar che viene abbracciato da Teodosic, questo è un fallo voluto, non antisportivo, non intenzionale come si usa in gergo tecnico, ma voluto da parte di Teodosic, perché intanto questo canestro di Ricci, che aveva dato il vantaggio a Bologna, sa che Widmar non è un buon tiratore di liberi. Piuttosto che concedere un altro tiro a un giocatore che è caldissimo come Chappell in questo momento, lo testimonia questa tripla, lo testimonia la stoppata successiva proprio ai danni di Teodosic, meglio mandare in lunetta per Bologna ovviamente Widmar. Ma Widmar, lo sappiamo, è un giocatore che e infatti segna il primo tiro libero. Ho cercato di sottolinearlo perché lo ripetevo, Widmar è un giocatore che non è un grandissimo tiratore di liberi, ma ha una professionalità gigantesca, e nel momento del bisogno è capace di fare 2 su 2 dalla lunetta e fare +3 per Umana Reyer a 1 minuto e mezzo dalla fine del quarto di finale. Adesso è Bologna a dover inseguire. Bellissima partita. Teodosic per Markovic, ci prova da 3 punti ed è subito parità. Nulla da fare, sono dei campioni quelli della Segafredo, ma lo sono, e lo testimoniano, l'ho detto, anche quelli dell'Umana Reyer, perché parità 1-17, ci si gioca tutto in questo finale. Ancora Chappell cercato dai compagni, penetra, scarica Bramos dall'angolo, il capitano mette la tripla, Umana Reyer a +3, 1 minuto 8 secondi, la tripla di Bramos, +3 Umana Reyer. Attenzione ancora a Markovic che si fa dare il pallone, ci prova da 3 punti, è corto, a rimbalzo però la palla per Bologna con Teodosic, sbaglia ancora da 3 punti, si ostacolano 2 giocatori dell'Umana Reyer, Stone e Bramos a rimbalzo, la rimessa è per Bologna, ma intanto Bramos dall'angolo, rivediamo ancora, no, sì, è solamente Stone a toccare, giustissima la rimessa per la Segafredo Virtus. Dicevo, fondamentale quella tripla di Michael Bramos dall'angolo per il +3 Umana Reyer, e che ha teoricamente ancora un fallo da spendere per arrivare al bonus. Vediamo se questo sarà importante anche nella gestione dell'economia. Viene subito fischiato però il fallo a Gasper Widmar, che non è d'accordo. Terzo fallo di Widmar, il cui apporto è stato fondamentale in una serata in cui Mitchell Watt è mancato e sì, forse tiene le braccia un po' basse sopra Teodosic. Comunque non va in lunetta Teodosic, si va con la rimessa per Bologna, e attenzione il fischio arbitrale, fallo di Chappell, 4°, ma attenzione perché se è su tiro, comunque sono tiri liberi per Teodosic perché l'Umana Reyer è al bonus, però il fallo di Chappell, vediamo un po' il replay, si arriva, ho paura, proprio sul tiro, e dunque 3 tiri liberi per Teodosic. Ingenuità, sì, qui questo replay chiarisce come il fallo ci sia assolutamente da parte di Jeremy Chappell, forse
Sì, voleva vedere dove erano i piedi di Teodosic, che va in lunetta e sbaglia Teodosic, e dunque benché vada per Bologna sarà 67-68. Intanto è 65-68, perché bisogna comunque tirare tre errori nella stessa partita dalla lunetta di Teodosic, sono una rarità, e credo che molto ci sia anche nell'affanno ingenerato dalla grande difesa che gli ha portato attorno l'Umana Rayer. Teodosic, secondo libero a segno, e dunque 6-6-6-8, torna un possesso normale in ritardo della Segafredo Virtus, che ha a disposizione un altro tiro libero con il proprio numero 44. Un po' di silenzio, e segna ovviamente Teodosic, meno 1 per Bologna, più 1 e palla in mano per l'Umana Rayer, con Stone aggredito, Widmar va dentro e l'ultimo tocco da parte di un giocatore di Bologna, ma attenzione perché chiedono l'instant replay dalla panchina bianconera. Widmar ha cercato di andare dentro, vediamo la faccia di Gasper Widmar, non ci dice nulla di buono, anche se è un po' un mascherone quello di Widmar. Sì, ho paura che nessuno l'abbia toccata, si è incartato da solo Gasper Widmar. Rivediamo l'assist di Stone, Widmar va su, eh sì, il piede è il suo, quello che la tocca, e dunque la rimessa per Bologna. La montagna di nuovo davanti all'Umana Rayer, nel senso che c'è un punto di vantaggio, però la palla sarà per Bologna. Vanno a vedere l'instant replay, noi abbiamo già visto questo replay, credo che siano 38 i secondi rimanenti per le due squadre. Adesso intanto i due allenatori approfittano per una sorta di time out fuori dagli schemi, rivediamo ancora il replay, non è questa l'inquadratura che aiuta, ce n'è una da dietro che dà ragione indubbiamente alla Virtus, e il fatto anche che Widmar non protesti, anche se inizialmente, come è logico che sia, chiede la rimessa a vantaggio, la dice altrettanto lunga di quanto ci hanno detto le immagini. C'è ancora da soffrire, c'è ancora tanto da soffrire alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, con l'Umana Rayer che ha un punto di vantaggio, 6-7 6-8. Un'eternità nel basket, 38 secondi, dicevamo, comunque vada sarà una serata da ricordare, perché ripeto, i bookmakers davano nettamente favorita la formazione bolognese, le chance per il campione d'Italia sulla carta erano ben poche, ma si è rivista l'Umana Rayer al momento del bisogno. Eccolo qua, è andata la palla a Bologna, lo avevamo già visto comunque anche noi dal replay, la corretta indicazione come era stata data sul terreno di gioco, dicevo, al momento del bisogno è venuta fuori la squadra Umana Rayer, squadra che adesso dovrà farsi vedere anche in difesa. Nel 40 secondi addirittura, dunque stati aumentati di 2 secondi il rimanente sul tabellone della Vitrifrigo Arena. Adesso seguiamo l'attacco di Bologna con Teodosic che cerca di farsi dar palla, va su Hunter, appoggia il tabellone, sbaglia la lotta, rimbalza la palla alle mani di Austin Day che subisce il fallo da Hunter dopo l'errore del centro di Bologna, e dunque si andrà in lunetta, 28 secondi e 6. Guardate la gran difesa di Gasper Widmar che non spende fallo, poi il tocco di Bramos, la palla recuperata da Day, il fallo di Hunter, secondo personale, e due tiri liberi per Austin Day. Ha sbagliato tanto Teodosic, vediamo cosa farà adesso Austin Day. Lo dico apposta perché stiamo parlando di due grandissimi tiratori di liberi che non hanno una grandissima serata dalla lunetta. Ha sbagliato. Ho cercato di fare una sorta di sortilegio contrario quando si ricordano le percentuali alte. Guardate, 1 su 3 di Day ai tiri liberi. Quando si ricordano le percentuali alte di un giocatore, normalmente questo sbaglia. Vedremo cosa succederà adesso con il secondo tiro libero, non lo dico più. E infatti è 0 su 2, sanguinoso da parte di Austin Day, e il possesso è per Bologna con Teodosic che va su, subisce il fallo, anche se tanti dubbi ci sono a vederlo dal vivo, vedremo se gli arbitri andranno a vedere l'instant replay. Comunque vediamo ancora Teodosic va su, io fallo qui non lo vedo oggettivamente, rivediamo Teodosic, tocca la palla a Austin Day, gli viene dato invece il fallo e quarto fallo di Day, 19 secondi da giocare e due tiri liberi per Teodosic che anche lui appunto è bravissimo dalla lunetta e non a caso mette il primo per il pareggio a quota 68. Secondo libero per Teodosic, tanti viaggi in lunetta per il numero 44 della Virtus,
Vediamo il suo tiro libero. L'errore! Ma c'è rimbalzo di Hunter. Attenzione alla palla della vittoria in mano la Segafredo Virtus. Pallone nelle mani di Wims. Poi nuovamente Teodosic se lo fa ridare. 10 secondi alla fine della partita. È Teodosic che ci prova da 3 punti. Ma ha pestato la linea laterale. A parte l'errore, ma ha pestato la linea laterale. Ancora una difesa clamorosa da parte dell'Umana Rayer. 6 secondi e 8. Adesso c'è il timeout. Rivediamo lo scivolamento da parte di Gasper Widmar, poi tentativo da 3 punti sulla difesa di Chapel è sbagliato, non di molto da parte di Teodosic, ma comunque non sarebbe stato convalidato. Che difesa ha fatto Gasper Widmar prima su Hunter e poi anche se poi è arrivato lo 0-2 di Day e poi soprattutto qui a 6 secondi dalla fine su Milos Teodosic, dunque un esterno che stava cercando di sfruttare la maggior velocità, il maggior ball handling, e si era anche costruito un tiro ma pestando la linea laterale perché l'aveva fatto scivolare verso di là Gasper Widmar. E allora l'ultimo possesso sarà dell'Umana Rayer con 6 secondi e 8 da giocare, una partita indimenticabile, lo abbiamo detto, da ricordare comunque vada, indimenticabile adesso che siamo ai possessi decisivi, che l'Umana Rayer si sta giocando la possibilità di arrivare in semifinale contro Milano nella Coppa Italia 2020. Disegna gli schemi come giusto che sia coach Walter De Raffaele, poi si riprenderà con una rimessa in attacco, soli 6 secondi per il tiro dell'Umana Rayer e vedremo se basteranno e vedremo se ci sarà la necessità, proviamo a dirlo per scongiurarlo. 7-1 intanto, aggiunti altri 3 decimi all'azione, se ci sarà la necessità dell'overtime, lo ripeto, lo diciamo per scongiurarlo, anche se questa sera siamo abbastanza cattivi profeti con le nostre scaramanzie. Comunque seguiamo l'azione, basket, non scaramanzia e grandissimo basket, quello messo in campo questa sera dall'Umana Rayer contro una Virtus Bologna che ha dominato la stagione e che si trova adesso a dover fronteggiare l'ultimo attacco dell'Umana Rayer con De Nicolao che subisce il fallo a 4 secondi dalla fine, il fallo di Hunter vuol dire 2 tiri liberi per l'Umana Rayer. Vediamo ancora De Nicolao, il fallo di Hunter, sì. Non credo che abbia disegnato questo schema difensivo, soprattutto perché ha speso fallo su Andrea De Nicolao, coach Georgievic, 2 tiri liberi, cronometro fermo, può succedere di tutto anche perché poi comunque Bologna avrà un tiro. De Nicolao sbaglia anche lui, stanno sbagliando tutti gli ottimi tiratori, guardate come sbuffa coach Walter De Raffaele, ha sbagliato Day, ha sbagliato Teodosic, ha sbagliato De Nicolao, ma potrebbe bastare il secondo tiro libero e no, non va neanche questo, attenzione l'ultimo tiro adesso allora è di Bologna con Wims da metà campo, non va! E dunque è overtime alla Vitrifrigo Arena, non sono bastati 40 minuti per determinare la vincitrice tra l'Umana Rayer Venezia e la Segafredo Virtus Bologna. 6-8, 6-8, 5 minuti ancora da vivere insieme.
locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti a Danamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Le triple con cui Bologna è riuscita a riportarsi avanti nel punteggio. Il cuore che mostra Marković, ma l'ha avuto anche Lumana Reyer, come con questa tripla di Julian Stone. Poi un finale incredibile, con errori dalla lunetta da parte di chi meno ti aspetti. Dei e De Nicolao per Lumana Reyer. Per Bologna gli errori di Teodosic, mentre ha fatto un 2-2 ad esempio Gasper Widmar. Questo è il bello di una partita di Final 8 di Coppa Italia. Lumana Reyer è arrivata a giocarsela con l'ultimo treno possibile, l'ottavo posto della classifica al termine dell'andata della regular season. Si gioca contro la Virtus Bologna, che in campionato ha perso soltanto due volte, ma qui ha rischiato seriamente di perdere la partita con Lumana Reyer. Adesso ci sono 5 minuti, andrà come andrà, lo sappiamo. Potrebbe arrivare anche una sconfitta, ma quello che abbiamo visto di Lumana Reyer è che questa squadra si sta avvicinando alla fase determinante della stagione e sta tornando quella squadra che ha conquistato lo scudetto, che ancora riporta sul petto, che ha conquistato la FIBA Europe Cup l'anno precedente, che ha conquistato le Final Four di Basketball Champions League e poi lo scudetto 3 anni fa. Una squadra che dunque ormai è consolidata ai vertici, anche se la stagione fino a questo momento ha incontrato qualche difficoltà, ma ricordiamo che una volta che si riprenderà dopo la sosta anche per le nazionali, Lumana Reyer giocherà con Brescia una sfida a Brescia determinante per il prosieguo in Europa. Adesso che si arriva alle partite da dentro o fuori, Lumana Reyer c'è e si andrà a giocare all'overtime il passaggio nella semifinale di Coppa Italia contro la grandissima favorita della vigilia, la Virtus Segafredo Bologna. Ed ecco qua, il primo possesso di questo supplementare nelle mani della squadra di coach Djordjevic, con Teodosic in cabina di regia. Esce e riceve Wims, nuovamente il consegnato, ma c'è un fallo in attacco, il quarto fallo in attacco di Teodosic. Palla persa, rivediamo ancora Teodosic su Andrea De Nicolao. E sì, la sbracciata di Teodosic, che con grande ingenuità, ma grande mestiere De Nicolao, fa perdonare quello 0-2 dalla lunetta sanguinoso proprio a 4 secondi dalla fine. Adesso la palla nelle mani di De Nicolao, che serve vuoto, è tornato lui in campo in questo supplementare, sbaglia però ancora, ma prende rimbalzo offensivo. Extra possesso per Lumana Reyer con il fallo da parte di Ricci ai danni di Mitchell Watt, il terzo fallo di Ricci. 2 tiri liberi, perché il bonus, lo ricordiamo, resta quello dei tempi regolamentari una volta arrivati all'overtime, e ci sono i 2 tiri liberi per un Mitchell Watt assolutamente fuori dalla partita in questo match, però può adesso ricominciare con 2 importantissimi tiri liberi. I liberi che sono stati un po' la chiave della partita nei tempi regolamentari, la chiave per arrivare a questo overtime. Adesso si riparte con, guardate, solo 2 punti di Mitchell Watt, ma 2 liberi a disposizione, e segna il primo, dunque torna in vantaggio Lumana Reyer 6-8, 6-9. Secondo tiro libero ancora per Mitchell Watt, 4 minuti e 32 da giocare alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Secondo libero di Mitchell Watt, che fa 2-2 e dunque ritorna in vantaggio Lumana Reyer 7-0, 6-8. Possesso però per la Segafredo, 4 falli adesso anche per Teodosic in cabina di regia. Lo scambio con Wims, solito schema, bel pallone di ritorno, questa volta Wims sfugge a Abramos e appoggia al tabellone, di nuovo parità qui a Pesaro con il possesso del Lumana Reyer. Trascorso 1 minuto circa nel corso del supplementare, Austin Day spalle a canestro, marcato da Ricci, raddoppiato, riesce a servire il pallone in angolo a Michael Bramos, e da lì il capitano mette un'altra tripla importantissima per il più 3 Lumana Reyer. Ma non è finita, perché lo ricordiamo, ci sono quasi 4 minuti da giocare. Marković, scusate, con il palleggio si costruisce la tripla e la mette
niente, ancora una volta Markovic 73 pari, 3,42 da giocare, 4 su 8 da 3, ma le triple le ha messe nei momenti più importanti Markovic, e l'attacco adesso è dell'Umanarayev. De Nicolao non si prende la tripla, scambia con Austin Day, vediamo la costruzione del gioco, lo scarico per De Nicolao dentro e la palla viene deviata con 5 secondi per l'azione in tiro dell'Umanarayev, rimessa dal fondo, 73 pari, 3 minuti e mezzo scarsi da giocare nel supplementare al Vitrifrigo Arena di Pesaro, quarto di finale numero 2 della Coppa Italia 2020. La rimessa di De Nicolao, ci prova Abramos, questa volta sbaglia da 2 punti, rimbalzo di Markovic, opportunità per la Segafredo Virtus di portarsi in vantaggio con Markovic ancora lui a costruire il gioco, l'aiuto di Teodosic che riceve, poi gioca palla sotto per Hunter, appoggio al tabellone, 3 minuti da giocare, vantaggio Segafredo Virtus Bologna 7-5-7-3 e palla in mano all'Umanarayev che dovrà ritrovarsi in attacco con il pallone nelle mani di Michael Abramos marcato da Kyle Wims, palla per Austin Day, aiuto, il pallone arriva in qualche maniera a Abramos, ancora Day è fermo l'attacco dell'Umanarayev e accelera Day e c'è il fallo di Ricci, quarto fallo di Ricci che manda in lunetta Austin Day. Il gruppo del cambio si sta avviando, Julian Stone per l'Umanarayev, ma ci sono due tiri liberi per Day, ha fatto uno 0-2 sanguinoso a 28 secondi dalla fine dei tempi regolamentari, ancora più sanguinoso quello di De Nicolao, ma non guardiamo indietro, guardiamo avanti, guardiamo a questi 2-42 e guardiamo questi due tiri liberi che ha a disposizione l'Umanarayev, è entrato Julian Stone come dicevo in precedenza al posto di Andrea De Nicolao e ci sono i due tiri liberi per Austin Day. E segna il primo, Umanarayev a meno 1, 7-5-7-4, il tiro libero del potenziale pareggio nelle mani di Austin Day in una città che ben conosce, avendo vinto qui il tricolore suo padre e avendo visto lui da bambino proprio Pesaro, sbaglia il secondo, ma attenzione, va ripetuto il tiro libero, un'invasione da parte dei giocatori di Bologna, qui si continua a sbagliare dalla lunetta e adesso Day deve assolutamente rifarsi su questo secondo tiro libero. Stavo divagando con i discorsi e invece torniamo sulla partita perché fa 2 su 2 Austin Day, parità ancora una volta, 2.40 da giocare a Pesaro, il pallone nelle mani di Markovic con il palleggio, l'assist, attenzione Teodosic, la stoppata da parte di Day e la transizione di Stone, buona difesa di Pesaro, Abramos per Day alla palla del nuovo sorpasso l'Umanarayev, ancora Austin Day, 15 secondi per l'azione di tiro, aggredito dalla difesa di Bologna, Stone rischia di perdere il pallone, palla in angolo per Day, la tripla non va, è un cross ma c'è rimbalzo offensivo di Stone, ancora lotta sotto le plance, ancora la spunta la Segafredo Virtus con Day che va a pressare, l'usa la pressione dell'Umanarayev, adesso la palla di sorpasso è nelle mani di Bologna ma stiamo entrando negli ultimi 2 minuti di gioco dell'overtime, Teodosic ha un varco, penetra, scarica la tripla aperta, la sbaglia Wims, il rimbalzo è di Mitchell Watt che consegna a Stone, si resta fermi a quota 75 ma il possesso è per l'Umanarayev che sta dominando, rimbalzo più 10 Abramos per Tonut, poi Stone, si fa vedere Abramos con l'uscita a ricciolo, il tiro da 3 punti ma c'è il fallo di Markovic, c'è il fallo di Markovic, ci sono 3 tiri liberi per il capitano e 3 tiri liberi per Abramos con Markovic, primo fallo della partita, come ha messo delle triple fondamentali nei momenti fondamentali, qui spende un fallo fondamentale in un momento altrettanto topico, non con il braccio ma con il corpo, entra nel cilindro di Michael Abramos e dunque il fallo di Markovic con Wims che è andato a sedersi in panchina, ma soprattutto con i 3 tiri liberi a favore di Michael Abramos. E vediamo che cosa succede con i 3 tiri liberi di Michael Abramos. Segna il primo, Umanarayev che torna in vantaggio, 7-6, 7-5, sono stato un attimino in sospeso con i liberi di Abramos, secondo e va a segno, più 2 Umanarayev che può riscavare un possesso pieno di vantaggio tra sé e la Segafredo Virtus Bologna, vediamo il terzo tiro libero di Michael Abramos, a segno, più 3, 1 e 36 da giocare. Ancora un'eternità, ma intanto l'Umanarayev è tornata ad avere un possesso pieno di vantaggio. Rientra Chappell in campo
ormai non si gestisce più nulla, si bisogna buttare tutto sul, perché c'è anche Widmar, doppio lungo per l'Umanarayan in questo momento, Markovic, ancora lui che ci prova, il fallo di Stefano Tonut, e vediamo se è da 2 o da 3 il tiro di Markovic, potrebbe aver recuperato la propria ingenuità in difesa in precedenza. Markovic, guardate l'occhio destro in che condizioni, ripetiamo, una botta in un contrasto di gioco, vanno ovviamente a controllare gli arbitri se era oltre l'arco o no il giocatore di Bologna al momento del contatto con Stefano Tonut. Stefano Tonut che chiedeva anche di non aver speso fallo, probabilmente il fallo c'è, sì, c'è il fallo, appoggia le braccia, adesso è tutto da vedere dove fossero i piedi di Markovic. Vediamo se questa inquadratura, no, non ci aiuta, e probabilmente gli arbitri ne avranno un'altra. Vediamo anche questa, il movimento di Markovic, il consegnato di Hunter, e c'è una punta del piede che salva l'Umanarayer dal terzo tiro libero. Saranno 2 tiri liberi a favore di Markovic, se anche gli arbitri si hanno interpretato come noi. 2 tiri liberi per Markovic, dunque la Segafredo Virtus è in ritardo di 3 punti a 2 tiri liberi, e mancano esattamente 1:27 al termine della partita, dunque ancora tantissimo, e dipenderà molto anche dalle esecuzioni di Stefan Markovic dalla linea della carità. Queste le sue percentuali, va in lunetta Markovic e sbaglia il primo. I tiri liberi in questa serata stanno veramente sorprendendo in negativo da una parte e dall'altra. L'errore di Markovic, se metterà segno il secondo sarà meno 2 per Bologna, ma palla in mano per l'Umanarayer. Vediamo Markovic. Che partita, ragazzi, la seconda esecuzione dalla lunetta a segno, e dunque ci sono soltanto 2 punti, dico soltanto, ma a 1:24 alla fine con la palla in mano sono tanto. Bisogna però capitalizzare anche questo attacco, si va nelle mani di Chappell. L'Umanarayer è un po' ferma adesso, comincia a farsi sentire anche la fatica, ma non si deve far sentire la fatica in questo finale. L'assist di Day per Chappell che appoggia il tabellone. Umanarayer a più 4, 1:08, ovvio il timeout di Bologna, perché a 2 possessi di vantaggio, 1:08 è tanto, lo ricordiamo, ma ci sono 2 possessi di vantaggio e dunque nemmeno una tripla potrebbe consentire alla Virtus di pareggiare, potrebbe consentire sicuramente di riavvicinarsi e dopo ci sarebbe tutto il tempo, però diciamo che intanto un altro piccolo mattoncino verso questa semifinale, che sarebbe, lo ricordiamo, lo diciamo adesso, forse anche per sfatarlo, sarebbe l'interrompere una tradizione negativa per l'Umanarayer alle Final Eight di Coppa Italia, perché solo un anno dal ritorno in Serie A l'Umanarayer non si è qualificata per le Final Eight, ma mai, nemmeno quando è partita da vincitrice del girone d'andata del campionato, la squadra di coach Walter De Raffaele è riuscita nell'intento di passare il primo turno. Questa sera ci sta andando vicino, ma c'è ancora tanto, troppo possiamo dirlo, da giocare. 1:08 con la rimessa che sarà presumibilmente in attacco effettuata da Bologna, che ha 4 punti da recuperare e un monte davanti, come ha avuto del resto però anche l'Umanarayer quando c'è stato il sorpasso da parte di Bologna. È una partita che dopo l'avvio sbilanciato a favore dell'Orgranata è stata praticamente sui binari dell'equilibrio. Bologna è stata avanti assai poche volte, ha avuto al massimo 2 punti, ma è lì a giocarsela. Adesso ne ha 4 da rimontare, ma si parla della squadra che per ora sta dominando il campionato. Adesso vedremo cosa avrà disegnato sulla lavagnetta coach Georgievic. Intanto la rimessa di Teodosic a 1:08 con l'uscita di Markovic, l'uscita anche di Hunter che consegna a Teodosic, poi Markovic marcato da Tonut, si prende la tripla Markovic e la mette. Dunque un punto adesso per l'Umanarayer con il pallone in mano, attacco fondamentale verso il passaggio del turno, verso la semifinale. C'è anche il rischio di un altro overtime, ricordiamolo, in caso di parità. La palla nelle mani di Day, 10 secondi per l'azione di tiro, la difesa di Ricci, il buon blocco da parte di Watt, ma sbaglia Day e il pallone nelle mani di Bologna. Adesso è Bologna che ha sì un punto da recuperare, ma il pallone per il sorpasso.
gestito da parte di Markovic. Ancora lui che ha messo la tripla che ha riaperto le speranze della Segafredo Virtus. Si va sotto da Hunter, il duello con Tonut che lo ferma fallosamente, non è valida la schiacciata, chiedono canestro più fallo i bolognesi, ma avranno comunque due tiri liberi. Stefano Tonut ha speso il suo quarto fallo, ma in maniera intelligente, evitando il potenziale gioco da tre punti. Però comunque vada, vediamo ancora il fallo che viene sanzionato al limite. Comunque il fallo c'è, ci sono i due tiri liberi, Tonut lo ha messo subito. Qui Markovic ha inventato una tripla impossibile. Adesso starà ad Hunter segnare i liberi per un eventuale sorpasso. C'è una discrepanza di un secondo e mezzo tra il cronometro dell'azione e quello della partita. Dipenderà molto da cosa farà Hunter dalla lunetta su quello, rispetto a quello che potrà poi succedere sul parquet dopo. Intanto c'è il tiro libero a segno, ovviamente credo che in caso di realizzazione chiamerà time out il coach Walter De Raffaele, poi se invece sbaglierà Hunter si riprenderà direttamente il gioco senza nessun prolungamento verso le panchine. Ma vediamo un po', Hunter può riportare in vantaggio la Segafredo Virtus Bologna a 25 secondi e mezzo dalla fine del supplementare, e lo fa, ed ecco il time out da parte di coach Walter De Raffaele. Sembrava fatta, dobbiamo dirlo, 76-80, ma avevamo detto non è ancora finita. Ci ha pensato Markovic con una tripla incredibile, e adesso Hunter con un 2-2 dalla lunetta a riportare con un parziale di 5-0 avanti la Segafredo Virtus. Lumana Reyer avrà probabilmente l'ultimo tiro, perché ripeto c'è una discrepanza di un secondo e mezzo tra il cronometro dell'azione e quello della partita, per cui è lecito attendersi che ci sarà solo un tiro. Certo, bisogna metterlo dentro per arrivare in semifinali, per sfatare la tradizione negativa nelle Final Eight, per compiere una vera e propria impresa, per coronare una serata che ha visto comunque un Lumana Reyer assolutamente all'altezza di quel tricolore che porta sul petto, assolutamente all'altezza della squadra che sta dominando la stagione in campionato. Lumana Reyer, insomma, che noi vorremmo sempre vedere, e con noi tutti i tifosi che hanno seguito sia di persona che in televisione questa avventura pesarese. Avventura pesarese che si aggrappa agli ultimi 25 secondi di gioco alla Vitrifrigo Arena. Un punto da recuperare, 81 Segafredo Virtus Bologna, 80 Lumana Reyer Venezia. E sceglie di rimettere dal fondo, giustamente, coach Walter De Raffaele, perché così può arrivare alla fine. Avesse rimesso in attacco avrebbe avuto solo 14 secondi, avrebbe concesso un altro tiro alla Virtus, che comunque è già schierata in difesa con il solo Markovic a marcare su Andrea De Nicolao, che ovviamente gioca con il cronometro. Vedremo quale sarà lo schema disegnato da coach Walter Raffaele. Tutto ghiacciato a questo momento. Arriva il blocco di Day, che si fa consegnare il pallone, poi lo scambia con Chappell, ancora Austin Day accoppiato a Teodosic, alza la parabola, Austin Day trova il canestro, Austin Day 3 secondi e mezzo, attenzione, l'ultimo tiro, difende senza fallo, Lumana Reyer va a Markovic e sbaglia. Lumana Reyer batte la Segafredo Virtus Bologna 82-81. Una storica semifinale in Coppa Italia. Austin Day, l'invenzione, a 3 secondi e 4 dalla fine della partita, esulta la panchina dell'Umana Reyer. Tristi ovviamente i giocatori di Bologna, che sono stati bravi a rientrare, ma alla fine si sono dovuti arrendere agli Oro Granata, che dunque affronteranno tra 48 ore in semifinale di Coppa Italia a Pesaro la EA7 Emporio Armani Milano. Rivediamo ancora l'ultimo tiro di Austin Day, che alza la parabola, trova solo la rete e Lumana Reyer vince 82-81. Da Alberto Minazzi, dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, è tutto. Grazie ancora per averci seguito.